Welcome to Dallas, Texas, where the pochi, forse nessuno all'inizio dell'anno si aspettava una finale della Western Conference di questo tipo. I Thunder del miglior realizzatore della Lega, Kevin Durant, con lui Russell Westbrook, contro i Dallas Maverick di Dirk Nowitzki, del 38enne Jason Kidd, del mancato Thunder Tyson Chandler. Tutto questo all'American Airlines Center per cominciare l'ultimo viaggio che porterà una di queste due squadre a giocarsi la finale NBA. Due squadre guidate da due allenatori che hanno qualcosa da dimostrare, Scott Brooks e Rick Carlisle. One thing we talked about all along, guys, you guys have earned this opportunity. You've earned this opportunity with your work. Nothing changes for us. Nothing changes for us. You play hard, you play for each other. And you play with your instincts. If you do that, we're going to have some success. Let's go, right, go. Rebound. Rebound, rebound, rebound. Those are possessions of the ball, okay? And then the other thing, let's play our game and play hard. Let's go. L'incredibile storia delle finali della Western Conference. Da oggi in quella storia ci sono anche Thunder e Mavericks, amici del basket di Sky Sport. Benvenuti all'American Airlines Center. Un saluto da parte di Alessandro Mamoli. Comincia dunque il viaggio ad ovest per portare una di queste due squadre a giocarsi il titolo. Lo vorrebbe Dirk Nowitzki, l'ha sfiorato nel 2006 in compagnia, ai microfoni, come spesso accade all'inizio della settimana, l'avvocato Federico Buffa. Ah, ma allora c'è anche la finale della Western Conference? No, perché si parla esclusivamente dell'altra. Certo, di là c'è l'MVP dei giocatori, l'MVP degli allenatori e i talenti South Beach. Ma ad ovest c'è l'MVP dei playoff fino adesso, che era il biondo che avete visto precedentemente, quello che vorrebbe scalzarlo, che è quello che state vedendo ora, i due migliori sesti uomini, la barba di Harden, la magia di Jason Terry, e sinceramente una finale tutta da godersi, forse anche perché, come diceva Alessandro, inaspettata. Stephen A. Smith, questo è il quintetto delle due squadre, ovvero un giornalista che lavora dall'altra parte dell'oceano, afroamericano, per darvi un'idea, colui che ha dato per primo la notizia del passaggio di LeBron James e di Bosch ai Miami Heat, ha detto: questo signore con la maglia numero 41 al centro del quintetto è il giocatore bianco più forte della NBA dai tempi di Larry Bird. Giù dalla diligenza, basta, basta. Specialmente Stephen A. Smith, di cui dovresti andare a leggere che cosa scriveva durante le finali del 2006 e in particolare dell'eliminazione dopo i playoffs del 2007 ad opera di Golden State. Con tutto il rispetto, giù dalla diligenza. Oh, auguri a marcarlo questa sera. Un uomo per marcarlo c'è, e in panchina in questo momento è Nick, not so quick, ma proprio forte, Collison. A livello di primi 5 Nowitzki non lo marchi. Dall'altra parte Deshaun Stevenson, direi, probabilmente, per prendere KD. Interessante capire, vedere subito gli accoppiamenti. All'inizio della partita dovrebbe essere Ibaka all'inizio a occuparsi di Nowitzki. All'inizio invece avete sentito le parole di Brooks, che ha detto ai suoi: ricordatevi che avete meritato di essere dove siete in questo momento, giochiamo la nostra pallacanestro, giochiamo l'uno per l'altro. La risposta di coach Rick Carlisle, evidenziando soprattutto il lavoro che dovrebbero fare a rimbalzo. Qui non va a rimbalzo, ma va a schiacciare Tyson Chandler, muovendo però il piede perno, come abbiamo detto in precedenza, un Thunder mancato. La prima marcatura è ovviamente con Ibaka per Nowitzki. Da Carlisle sappiamo che segue la teoria di Riley: no rebounds, no rings. Se non va a rimbalzo non vinci l'anello. Dall'altro abbiamo letto sulla lavagna qual è la strategia difensiva contro i pick and roll laterali di Scott Brooks, e andiamo a vedere il primo possesso dentro. Queste due squadre si sono già incontrate in regular season, paradossalmente ha sempre vinto la squadra in trasferta, ma non sono dei gran test. C'era Green allora contro Nowitzki e non c'è adesso. Non è buono il canestro di Ibaka per l'interferenza sul ferro di Ray, di Russell Westbrook. Avete visto però già una situazione interessante dalla partita: Ibaka che attacca Nowitzki. Andiamo a rivedere qua l'interferenza di cui parlavamo in precedenza. Effettivamente da questa inquadratura la palla sembra sopra il cilindro, sia da una parte che dall'altra. Entrambi gli allenatori hanno detto: sì, ci dobbiamo occupare della difesa su Nowitzki e su Durant, ma è anche importante
che questi due giocatori vengano attaccati nella loro metà campo difensiva. Altro fischio da parte degli arbitri che interrompono l'azione prima della schiacciata di Chandler. Scusa Mary, che palla ha dato Kidd al primo possesso? Che cosa gli ha schiacciato per terra? Perché questo è un altro particolare che viene secondo me un po' sottovalutato. Tutti si preoccupano, ma Kidd non può marcare nessuno, fino adesso ha marcato soltanto gente lenta tipo Fisher, ma guardate che cosa fa in attacco. Nowitzki, primo tiro della sua partita, comincia la lunga serata per Serge Ibaka, si muove la retina dell'American Airlines Center, i primi due punti della finale della Western Conference portano la firma del tedesco. Durant subito pronto a replicare dall'altra parte su di lui Sean Marion, altro tiro impossibile. Benvenuti al KD e DN Show. Sì, assolutamente, la seguiamo per tante partite. Arriva un tecnico che coinvolge Tyson Chandler e Perkins. Perkins si è subito messo in evidenza. Siccome con Zibo ha finito, adesso ha aperto la pratica Tyson. Aveva cominciato con Nenè al primo turno, esatto. Deve subito trovarne uno. Scusate, chi è il mio stasera e per le prossime sere? Guarda, c'è Chandler che dice, ma lasciami stare. È andato lì e gli ha detto nell'orecchio, mi hanno detto che tu nel 2009 stai per venire qui a prendere il mio posto. Adesso ti faccio vedere io. Nowitzki attacca ancora, si chiude la difesa. Anche qui però è un intervento falloso, c'è l'elmetto a dirigere le operazioni. Davanti a 19.000 testimoni, però l'ultimo elmetto è stato straordinario, sobrio e in controllo. Andiamo a rivedere, situazione di pick and roll, Stevenson, Nowitzki, qui la scelta, almeno in questo possesso da parte dei Thunder, leggero aiuto da parte di Ibaka, poi recupero, poi però quello è Dirk Nowitzki. E però, allora ragazzi, qua bisogna intendersi, se difende su Nowitzki così come se non fosse un tiratore... Fai conto che ti è già andata bene che non sia 2-1. Sulla strategia contro Nowitzki chiedete ai Lakers, sono impazziti? A un certo punto hanno difeso solo contro di lui e poi esercizio di tiro piedi per terra per Terry Stojakovic. Avete visto i numeri di Dirk Nowitzki in questi playoff, i primi 4 punti dei Mavs portano tutti la sua firma. Attenzione però alla scelta dei Thunder, perché i Mavericks sono una squadra reduce dal 4-0 con i Lakers, ma hanno fatto affetti i Lakers con tutta la squadra. E non sarebbe da escludere il tentativo di Brooks, questo è un altro fallo di Chandler sul taglio di Ibaka, di dire che faccia anche 40 sì. Il tedesco, ma proviamo a contenere gli altri. Vero, qui avete notato i primi concetti strategici invece di Dallas. Facile l'accoppiamento Kidd-Sefolosha, cambia ovviamente quando entrerà Harden, e Nowitzki che lascia l'uomo per andare a portare aiuto a Marion contro KD. Sale Perkins per portare il blocco, pick and roll, tiro corto di Westbrook, rimbalzo controllato da Jason Kidd, 16 anni di differenza tra i due playmaker. Kidd ancora per Nowitzki, isolato uno contro uno, Ibaka cerca di dargli meno spazio possibile, il tedesco lo prende, Nowitzki 6, Thunder 2. Nick, tienti compresso, perché questa marcatura lasciala stare, Nick, tienti compresso. Senza errori, 2 su 2 dal campo, 2 su 2 ai liberi, Westbrook tiene molto la palla nelle mani, guardate il lavoro di Chandler per interferire, la palla dentro a Perkins, Ibaka, eccola la situazione che vuole Brooks, attaccare comunque Nowitzki anche nella metà campo difensiva, corre Stevenson, arriva Chandler, un pick and roll in transizione, passaggio schiacciato a terra per Jason Kidd che resiste alla tentazione del tiro da 3, riattacca nuovamente, sempre con Nowitzki, devi rispettarlo perché ha il 60 da 3 in questi playoff, e poi Westbrook si fa battere da Kidd. Marion forse con un'infrazione di passi, molto attenti e precisi i Mavericks in questo inizio di partita. I Mavs da quando non giocavano? Marzo? Quando è l'ultima volta che hanno giocato in questa stagione? 9 giorni di riposo e ci sono numeri interessanti per una squadra che aveva riposato così tanto. Qui vedete che appena può Westbrook non resiste all'istinto di attaccare, fallo di Stevenson. Al momento è occupato Stevenson con Westbrook, io credo che però poi Stevenson scalerà in qualche modo contro KD. Torniamo a vedere Jason Kidd. È vero che le gambe di Jason Kidd non sono quelle di Westbrook, ne potrebbero esserlo, però c'è una scienza di pallacanestro leggermente differente. Westbrook sarà un problema in questa serie, lo è per tutti, ma nell'idea degli avversari di Westbrook è il miglior tiratore di brutti tiri dell'NBA. Vediamo quanti ne prende. Io sono d'accordo sul fatto che le gambe di Westbrook siano diverse da quelle di Kidd, altrimenti vedremo Kidd spezzo al ferro. Però qui stiamo parlando di un centometrista contro un maratoneta, sì. E devi avere il fiato del maratoneta per stare dietro al 2. Bravissimo, anch'io penso esattamente, bravissimo, sono d'accordo con te. È una serie divertentissima perché ci sono tanti principi di pallacanestro anche opposti e poi soprattutto cambia molto con le panchine.
Aiuto non falloso di Sefolosha. Crawford è lì a un passo, dice che comunque la rimessa sarà in attacco per il Dallas Mavericks con 14 secondi sul cronometro. Sobrio, hai visto, ha indicato palla per l'attacco, non la solita fiorettata di Montano. E non è neanche stato lui a dare il tecnico all'inizio. Esatto, della partita. Cioè l'hanno trasformato, l'hanno sedato. Altro pick and roll, solito aiuto e recupero di Ibaka, che si trova nuovamente isolato contro Nowitzki. Braccia alte per Ibaka, fuori ancora per Stevenson, che sta tirando bene da tre in questi playoff. Poi fischio da parte degli arbitri che vedono il fallo di Perkins, molto arrabbiato. Chandler approva, credo secondo della partita per Perkins. Sì, e Perkins stava allattando un cucciolo di tecnico lì che stava per arrivare, si è trattenuto. È ovvio che adesso deve andarsi a sedere. Arriva Nick, signori, inizia la partita. Nick che ha contenuto piuttosto bene Zach Randolph, soprattutto in gara 7. Qui andiamo a rivedere la situazione, si allacciano i due. C'è un destro al mento. Vabbè, diciamo che era troppo facile. Poi vedendolo anche dal replay, ancora isolato Dirk Nowitzki, si stacca per un attimo Westbrook, alza la parabola il tedesco. Dopo l'ingresso di Collison, almeno per questo possesso, c'era ancora Ibaka. Sì, ma sono saltate le marcature come giro, perché il Collison doveva entrare per Ibaka, non per Perkins. Questo non è un bel colpo per coach Brooks. Marion contro Durant, mandato a sinistra, palla per terra, raddoppiato, fuori Collison, attacca Westbrook negli spazi, si chiude la difesa dei Dallas Mavericks. Sono proprio i bianchi gli ultimi a toccare. Chandler avrebbe anche qualcosa da dire, vorrebbe la rimessa per i suoi Mavericks. In realtà 6 secondi nell'attacco di Oklahoma City Thunder, che hanno iniziato con molta fatica questa partita. Come vediamo da questo replay, probabilmente effettivamente sono stati immersi gli ultimi a toccare. Mezzo angolo per Westbrook, fuori per Kevin Durant. Anche qui Thunder 6, direi Durant 6. Ne parlavo l'altro giorno con Flavio. Quello che mi impressiona è che ha sempre le mani alte per tirare. Quando corre, ha le mani già all'altezza delle spalle nel caso arrivasse il pallone. Non sei, ma 5 per Durant. Invece per quanto riguarda Nowitzki, ha cominciato e difficilmente si fermerà qui. Stiamo parlando di un giocatore che normalmente comincia a giocare nel quarto quarto. Se questo è il Nowitzki di questa partita, potremmo anche essere vicini a una gara da 50 punti. Poi ovvio che è ancora lunga. Durant in uscita dai blocchi, subito il tentativo di pick and roll, gran difesa da parte di Tyson Chandler, che ogni volta che gioca contro i Thunder ha qualcosa da dimostrare. Semigancio di Ibaka, tocca soltanto Stevenson. Altro possesso per Oklahoma City, che stavolta vuole utilizzare il cronometro di 24 secondi. Ancora Stevenson contro Westbrook, aiuto e recupero di Marion, il recupero però in ritardo. Durant può subire il fallo. Quanto cambierebbe la serie per Oklahoma se Westbrook fosse continuativamente questo, come è stato in gara 7 contro Memphis, molto più playmaker. Qui andiamo a vedere il classico isolamento per Nowitzki. Questi sono ancora i giochi di Avery Johnson. Cosa fai? Non rispetti quel tiro, ma la stessa stregua la metti anche per terra. Non è marcabile questo tiro. Ibaka è 2-10, come dice Bill Simmons, forse un figlio illegittimo di Bill Russell in Congo. È lungo, mobile sui piedi, cosa puoi fare? Ma rivedendo ancora una volta questo tiro, si può difendere? No. Forse puoi solo provare a farlo ricevere un po' più lontano, a non farlo ricevere, ma una volta che ce l'ha lì, chi può difendere meglio? Esatto, e la posizione delle gambe e dei piedi è perfetto, perché il braccio destro di Ibaka è alto, lungo e fuori. Non puoi fare meglio di così. Il famoso concetto hands down, man down, qua non si applica, è che non lo puoi marcare quel tiro. 10 con 4 su 4 dal campo per Nowitzki. Stevenson a circunnavigare la linea del tiro da 3 punti, poi chiude il palleggio. Jason Kidd attacca col pick and roll di Chandler un paio di volte, ancora Stevenson, non un grande attacco per i Dallas Mavericks. Chandler rinuncia alla tentazione di toccare quella palla, sarebbe stata interferenza. Corrono i Thunder, angolo per Sefolosha, tiro da 3 punti in transizione da 3. I tiri da 3 in transizione possono essere una chiave per Oklahoma City e in generale il ritmo della partita. Oklahoma vuole correre, non la vuole vedere schierata troppo la difesa di Dallas, che andrà spesso a zona. È una delle strategie di Carlisle, non la vuole utilizzare subito. Angolo per Marion, esce da quell'angolo affidando la palla nelle mani di Deshaun Stevenson, che prende un altro tiro da 3 punti, forse un po' forzato, finisce corto sul primo ferro. Rimbalzo di Kevin Durant, che attacca subito dalla transizione, gli toccano la palla però ai difensori dei Mavs. Poi la palla schizza nelle mani di Collison, che trova 2 punti con l'aiuto di ferro e tabellone. Andiamo a vedere il prossimo possesso. Carlisle chiama timeout. È legato a alcune scelte offensive e l'idea che devono attaccare quel ferro di più a rimbalzo. Stevenson ha preso un brutto tiro da fuori e ha giocato una palla per un alley-oop che non ci stava. Per adesso c'è solo biondo dalla parte dei locali texani.
think that everybody wants to just live in the moment and says, you know, if we have an opportunity to go as far as we can, why not do it now? We don't want to wait 2 or 3 years down the line until everybody gets 25 or 26 years old to go after it. We want to do it now. And I think that's what we're doing. You know, like I said, it's not just me that thinks, you know, not using us being young as an excuse. Everybody thinks that, you know, we can get it right now. Le parole di Kevin Durant relative al momento della sua squadra, dice: vogliamo cercare di vivere il momento, non ci interessa se ci dicono che siamo una squadra giovane, siamo qui perché non provarci. Giusto. Subito, anche se tutti ci danno appuntamento tra 2 o 3 anni per provare a vincere quel titolo. Concetto piuttosto interessante. Pino punitivo per Deshaun, questa era facile, entrata Jason Terry che ha già scritto 2 al primo pallone che ha toccato. Ovviamente la configurazione difensiva cambia. Oh, per l'operazione Santo Subito che è in corso per Durant si è iscritto anche Ivy, raccontando che in pullman quando riceve le telefonate ti aspetti che lui dica: ti sono piaciuto bambola anche stasera, 35, no mamma, sì, no, le cotolette in frigo le ho messe. Esattamente così, rispetto ad altri colleghi non è il classico giocatore che gira con la posse, tanto per intenderci, tocco da parte della difesa degli Oklahoma City Thunder, fuori Nowitzki per Corey Brewer che attacca subito. Anche questa è una sorpresa, vedere Brewer così presto in campo nella finale della Western Conference. Hanno bisogno di qualcuno che difenda contro KD, e quindi l'atleta migliore che hanno, se esce di Sean Stevenson, è lui. Adesso mandano aiuto contro Nowitzki, ci sono buoni tiri per gli altri. Effettivamente Brewer è contro Kevin Durant, gli regala qualche centimetro, però può mettere un po' di aggressività. Ibaka si gira, prende il tiro dall'angolo in faccia a Dirk Nowitzki. Gran tiro da parte di Ibaka e soprattutto gran coraggio per un giocatore che sta migliorando tantissimo dai 5 o 6 metri. Chiude il palleggio Jason Kidd, cerca di passare sotto quel blocco Westbrook ma poi recupera. Eccolo Jason Terry, anche lui isolato uno contro uno, lo atterra Tabo Sefolosha. Non ci sarà punizione dal limite, solo rimessa laterale. Fischio dell'elmetto col suspense questa volta. Ho fischiato? Per cosa potrei aver fischiato? Fa la Sefolosha. L'idea però è di attaccare Nowitzki con Ibaka. La tua prima opinione mi è sembrata quella proprio più evidente. Al primo possesso Ibaka contro Nowitzki, tenerlo impegnato difensivamente. Se poi arriva anche qualche fischio, meglio. E attenzione, perché la stessa filosofia vuole sia adottata anche coach Rick Carlisle per impegnare Kevin Durant nella metà campo difensiva. Primo riposo per Dirk Nowitzki, che va a sedersi con 10 dei 16 punti dei Mavericks. Avete visto anche sullo sfondo Mark Cuban, che fino a questo momento, sottolineo fino a questo momento, è stato molto silente, non ha rilasciato particolari dichiarazioni. Terry per Kidd, prende un tiro molto difficile sul recupero difensivo. In campo c'è anche Stojakovic, eccolo che riceve. Chandler per un attimo pensava di prendere posizione, poi risale per portare il blocco a Jason Terry. Facile che Terry attualmente diventi la prima punta della squadra in assenza di Nowitzki. Buona difesa qui però da parte dei Thunder, non si fanno battere in uno contro uno. Pessimo attacco dei Dallas Mavericks, recupero da parte di Westbrook che poi si scatena in campo aperto. Se i Thunder difendono così si fa dura. Interessante quello che fa Dallas, perché il contributo di Chandler è considerato soprattutto difensivo, ma a mio modo di vedere è anche offensivo. Questo suo movimento al ferro lo devi difendere. A questo punto c'è il terzo coinvolto che è Stojakovic. Però Oklahoma City ha i lunghi effettivamente che si muovono e gli esterni per i close out, quello che non aveva Los Angeles. Un paio di giri difensivi di alto livello per i blu. Pessimo tiro di Jason Terry, tocco a rimbalzo di Ibaka, si resta in questa metà campo. Direi Federico, guardando questo sprazzo di primo quarto, un lavoro l'ha fatto sicuramente Brooks guardando la semifinale, certo, di Dallas contro i Lakers. Certo. Quante volte i Mavericks avevano 3 metri di vantaggio, certo, a piedi per terra sui recuperi difensivi sbagliati? Qui hanno sempre l'uomo addosso. E l'idea è proprio questa, cioè che gli atleti di Oklahoma City siano più efficaci di quelli di Los Angeles per andare presto dal tiratore. E avete visto come l'hanno cercato subito Stojakovic, perché obiettivamente per Chandler devi arrivare al ferro e coprire. Chiedete a Bynum da questo punto di vista. Nel periodo in cui è fuori Nowitzki, di solito Terry prende in mano la situazione. Avremo molti pick and roll centrali per lui d'ingresso. Primo piano per Rick Carlisle, strapiena ovviamente l'American Airlines Center. La rimessa dopo che Crawford va a spiegare un paio di cose sulla vita agli uomini del tavolo. Eccolo Corey Brewer lungo la linea di fondo, si muovono un paio di giocatori, il blocco cieco di Stojakovic per Terry, poi Stojakovic prende un tiro da 3 punti, gli ultimi 3 possessi inguardabili per i Dallas Mavericks. È uscito biondo? Hai notato una differenza? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì, infatti passi di qua, più o meno ha segnato solo lui.
0 su 5 da 3 per i Mavericks a proposito di quella difesa dei Thunder. Zona 3-36 per la prima volta nella serie. E infatti vedete che chiede è finito su Kevin Durant, Westbrook si prende la responsabilità, tiro corto sul primo ferro, Collison imprendibile, nascosto sotto le foglie, tocca soltanto, poi la palla torna nelle mani di Dallas, Kidd vuole attaccare col pick and roll di Chandler, anche se all'ultimo momento cambia idea, cambia angolo di penetrazione, scarico fuori, ma ancora una volta i Thunder recuperano benissimo e poi guardate la posizione di Collison, primo per prendere sfondamenti nella squadra, siamo vicino a 60. Il secondo non è neanche in classifica, non ha i numeri per partecipare alla classifica. Uno scienziato, francamente. Finalmente i playoff gli rendono giustizia. Uno dei migliori difensori di tecnica e posizione, anche sporchino, diciamoci le cose come stanno, ma semplicemente straordinario nel capire che cosa succede sul terreno di gioco. Grazie al suo movimento difensivo i Thunder tornano con il possesso della palla, attacca Westbrook, cerca un passaggio un po' difficile in una zona di troppo traffico, attacca Brewer fino al ferro, tabellone ma non due punti sul terreno di gioco, anche il Barba che prova a scatenare Kevin Durant che prende un tiro senza ritmo, senza equilibrio, senza compagnia rimbalzo ma lo segna. Cioè quindi me l'hai descritto, non un gran tiro ma se lo prende lui. Se lo prende lui risulta sempre un gran tiro, soprattutto quando va a bersaglio, un gran tiro adesso lo prende anche Jason Terry e per un attimo i Mavericks si scuotono. E ovviamente si passa da lui in questo periodo di contumacia Nowitzki che sta soffrendo in panchina, vorrebbe entrare subito il timeout, questa volta lo chiama Brooks. Time out questa volta per coach Scott Brooks, i suoi avanti di tre, parlavamo di quei numeri di squadre che hanno riposato così tanto tra una serie e l'altra, squadre da quando esiste il cronometro dei 24 secondi che sono stati 9 giorni fermi tra una serie e l'altra, il record dice questo, 9 vittorie, 9 sconfitte, 50% nella gara successiva a questa pausa. Ed ecco un viaggio all'interno dei playoffs degli Oklahoma City Thunder. La serie contro Denver, difficile. La serie contro Memphis, difficilissima. Questi invece sono i Dallas Mavericks che vincono 4-2 con i Portland Trail Blazers e soprattutto si scuotono, direi Federico, perché in quella serie, ricordatevi i numeri dei Mavs che poi battono 4-0 i Lakers, erano reduci da anni di playoff in cui avevano vinto 2 delle 20 gare giocate lontane dall'American Airlines Center in post-season, quelle vittorie in trasferta hanno cominciato a ridargli fiducia. Io sono convinto che nella storia degli uomini a tutti i livelli, sportivi e non, i vinti non dimenticano. E qua ci sono dei vinti perché sono usciti malissimo nel 2006 e peggio nel 2007. C'è qualcuno che ha ancora in testa qualche cosa e improvvisamente ha tirato fuori una cattiveria che non ha mai visto in precedenza. E già che ci siamo, non c'è più Dempier in mezzo, c'è Chandler. Che stoppa Ibaka, poi il recupero dei Mavericks, addirittura Collison accoppiato su Terry che legge benissimo, attacca, non trova però il tiro, complice anche l'aiuto difensivo dei Thunder, eccezionale nell'aiutare un compagno in difficoltà, Westbrook esagera e ancora una volta Collison avrà toccato 6-7 palloni a rimbalzo in attacco. È il tuo tipo di giocatore? Beh, bianco che salta poco, non proprio fisico. Ricordiamo che il papà era un allenatore di pallacanestro. Ah, ed è stato istruito a Kansas, ovvero sia dove c'è una sorta di diritto di primogenitura sul gioco, perché Naismith sostanzialmente è allenato lì e il suo migliore allievo ha allenato lì. Io non lo so, da lì entrano dei giocatori e ne escono dei prospetti NBA nel vero senso della parola. Kevin Durant isolato contro Stojakovic, fuori la palla per Harden, eccolo il duello tra due giocatori che escono dalla panchina, forse i due più produttivi in questi playoff, Terry e Harden, poi deraglia completamente in questa situazione Kevin Durant e perde il pallone. Una delle chiavi contro Durant, limitare il numero di tiri che piglia in transizione e in mezza transizione, perché lì è tutto buio, tipo il tiro che tu hai definito in precedenza tremendo dal punto di vista della costruzione delle circostanze, ma estremamente efficace. Contro difesa schierata già si può contenerlo di più. Fuori Kidd e Chandler, ma è tempo di rivedere Dirk Nowitzki all'interno di questa partita. Guardate la difesa di Dallas Mavericks che ha tenuto gli avversari sotto i 90 punti segnati in questi playoff. Altro errore però nell'attacco di Carlisle, pronti a ripartire i Thunder. Harden, transizione da tre, solo primo ferro. Attenzione adesso ai cambi di velocità dopo l'ingresso in campo di JJ Barea che cerca subito avventura a centro area e trova il fallo di Eric Maynor. Playoffs NBA come tutta la stagione NBA sono particolari.
I Dallas Mavericks hanno passato buona parte dell'estate dicendo: signori, siamo un'altra squadra, arriva lui, Beboa, l'uomo che cambierà completamente la nostra percezione della pallacanestro. Beboa non c'è nel modo più assoluto, c'è questo che arrivava eletto coi resti, è uno dei giocatori che cambia di più le partite per i Dallas Mavericks. E che recentemente ha ricevuto una telefonata da Andrew Bynum di scuse per quella porcheria avvenuta nella semifinale della Western Conference. Il minimo che si possa fare se tu sei 1,78 e pesi 70 kg e lui leggermente di più e ti è arrivato intenzionalmente allo sterno. Ha delle accelerazioni sorprendenti. È un giocatore che, come notate, è estremamente piccolo per questo livello. Cambia le partite. Ed è interessante seguire questo momento della partita, Federico, mentre si allunga la difesa dei Mavericks, direi restano a zona anche in questo possesso, però Collison dimenticato, anche se qui commette una rara infrazione di passi per un giocatore tecnico come lui è. Dicevo, è interessante seguire questo momento della partita. Esce Westbrook, un giocatore che spinge per i Thunder, entra Maynor, esce Kidd che comunque corricchia se può, ed entra Barea che dovrebbe cambiare il ritmo della partita. Esattamente così, quello là credo che fosse Armstrong, Darrell Armstrong, che ha giocato tanti anni a Orlando, poi il medico l'ha un po' fermato dicendogli 15 caffè a sera potrebbero anche nuocerle, dottore. Qui esagera, Barea lamentava un tocco però da parte di Thunder e voleva la rimessa a suo favore, in realtà sono di un'altra idea gli arbitri. Eccolo Maynor che attacca con il pick and roll di Collison, Nowitzki aiuta ma non recupera, palla dentro per Harden, magari correrà meno Maynor, però questa palla non è niente male. Miglior squadra di vettore in questo momento nell'NBA, gli Oklahoma City Thunder in tantissime di queste situazioni, il giocatore arriva da dietro. Nowitzki pronto lì a giocare il pick and roll per poi ricevere palla in isolamento, in realtà Barea si mette in proprio, tira corto sul primo ferro, palla nelle mani di Kevin Durant, due secondi, un secondo, stivali delle sette leghe, va a bersaglio Kevin Durant e i Thunder dopo un difficile inizio, dopo non essere riusciti a contenere Dirk Nowitzki, mettono la freccia sul finale del primo quarto, avanti 27-20. Campo aperto per lui vuol dire tante cose, sia quando riceve, sia quando si mette per conto suo. Questo si chiama coast to coast, qui e lì. Sono 7 i punti di vantaggio per i Thunder di coach Scott Brooks che sentiamo all'inizio del secondo quarto. 15-4 il parziale. Dirk was making all those shots. That's what he does. We just got to keep playing and playing hard. Non abbiamo subito troppa frustrazione quando Nowitzki continuava a far canestro, abbiamo semplicemente continuato a giocare forte. He makes those shots and you can't get down on yourself and our team can continue to just play hard. E ancora una volta giocare duro, l'ha detto anche che all'inizio della partita nello spogliatoio, play hard, è quello che hanno fatto i Thunder direi per tutta la stagione. A proposito, guardate quanto lavorano sotto il tabellone, anche se qui Mohamed sbaglia. Non lo può dire Brooks, ma sostanzialmente mette Barea a scrivere subito due. La partita è cambiata quando è entrato Nick Collison. Nick Collison ha cambiato la configurazione della squadra, fosse la prima volta. Tanti extra possessi per i Thunder dopo l'ingresso di Collison, che qui finta il pick and roll, poi passaggio consegnato per Harden, palleggio a resto tiro inseguito da Jason Terry, sente la sfida degli uomini in uscita dalla panchina. E ma Mancino tira con la mano verso il centro del campo, dopo quell'uscita del blocco cosa fai? Anche lì puoi far davvero poco e Harden sta diventando sempre più il terzo, se vogliamo, visto che è tanto di moda parlare dei big three, forse i Thunder anche loro hanno raggiunto questa nomea, visto che Harden per i numeri che mette può essere considerato il terzo di fianco a Durant e Westbrook, adesso spazio anche per i lunghi panchinari dei Mavericks. Però Alessandro, questa è una follia tattica in questo momento di Oklahoma, continua a trattare Nowitzki nei pick and roll come se non fosse un tiratore? Se giochi ancora un pick and roll così con Nowitzki trattato in questo modo, praticamente stai sancendo la tua fine. Probabile, però in questo momento i Thunder hanno 6 punti di vantaggio, ribadisco, non è escluso che nella testa di Brooks ci sia che faccia pure Nowitzki, tanto come avete visto nei tiri che ha messo all'inizio della partita non lo puoi fermare, ma i Mavericks devono ancora trovare la prima tripla della partita. Vi ricordo che nelle 10 gare di playoff viaggiavano a quasi 10 triple di media segnate. Tutto giusto,
Beh, certo, i numeri della serie precedente contro Los Angeles non sono praticabili da una squadra di pallacanestro per una serie consecutiva, mentre qua arriva un bel tiro da tre punti. Però come concetto, a mio modo di vedere, con Nowitzki in campo Dallas sta vincendo. Io non sono sicuro che quella sia la strategia nel lungo periodo migliore. Nel frattempo Dequan Cook a bersaglio con la tripla, Barea ferma il palleggio, Stojakovic attacca negli spazi, alza la parabola, trova poi Haywood, il tocco a rimbalzo non tagliato fuori dalla difesa. Cioè, è vero, c'è anche Brandon Haywood e Tyson Chandler in questo momento seduto. Tyson polemico, ex per un giorno, anzi è la classica truffa legalizzata nell'NBA, fu scambiato attraverso Oklahoma City esclusivamente per motivi salariali, da scaricare, finta visita medica, inadatto all'attività agonistica. Beh, insomma, torneremo su questa storia perché è piuttosto interessante. Brutto attacco dei Thunder, che sono costretti a prendere un tiro molto difficile allo scadere dei 24 secondi con Dequan Cook. Terry è già dall'altra parte, Nowitzki si è fatto vedere poco dal suo ingresso sul terreno di gioco, eccolo che riceve in posizione di punta, non arriva al raddoppio anche se si stacca per un attimo Collison, che peraltro era finito su Barea. Eccoli i tiri che sono arrivati contro i Lakers e fino a questo momento sono mancati. Bel lavoro di Barea, ringrazia Terry. Miglior spazzatura dell'NBA, valli a prendere, anche se hai dei grandi atleti, valli a prendere. Attenzione alla rapidità di Barea e soprattutto la sua capacità di attaccare negli spazi. Si stacca decisamente Haywood per impedire a Harden di usare quel pick and roll. In qualche modo la palla arriva sotto canestro a Mohamed, che finisce sotto l'ombrello di quelli in maglia bianca e commette infrazione di passo. Tornerei sul possesso precedente e spero ce lo facciano vedere. La chiave di tanti allenatori è, vabbè, ok, Barea non ha controllo, noi gli facciamo prendere il centro area in palleggio e lo facciamo decidere. Non è vero che non ha controllo, è tutt'altro che fuori controllo. Totalmente d'accordo con te, soprattutto quando deve cercare lo scarico fuori e piuttosto sotto controllo. Ecco, qua diciamo che ci fa fare una brutta figura. Però ben ci sta. Porriqua, cioè, stavamo spendendo il nostro meglio. Secondo me era più corretto dire, per essere portoricano è molto sotto controllo. Però l'idea è palesemente quella. E qui palesemente Nowitzki sfugge alla difesa degli Oklahoma City Thunder e in qualche modo, guardando quel plus minus o plus minus di cui parlava Federico, col tedesco in campo i Mavericks procedono. Non so granché con la sua lingua, ma credo che sia 5 su 5. Qui andiamo a rivedere il blocco di Barea e poi l'incomprensione difensiva, in particolare Nazim Mohamed aveva seguito Haywood in quella situazione, non c'era niente a centro area, troppo facile per Nowitzki. Appoggio mancino, il parziale di quelli texani. Ovviamente potrete seguire anche l'altra serie, diceva Federico in precedenza, nella NBA parlano tutti di Miami o Chicago, sì. Sarà forse per quella pressione no. Che hanno i Miami Heat. Vi ricordo che la gara 2 la potrete seguire questa notte sugli schermi di Sky Sport e domani il commento in replica ovviamente con Flavio Tranquillo e Federico Buffa. Maynor, palleggio, resto e tiro toccato da Jason Terry, Stojakovic poi tocca verso i compagni, Nowitzki controlla, Barea è già dall'altra parte. Ancora il tentativo di attaccare con il pick and roll, eccolo Collison finalmente su Nowitzki, altro pick and roll, Barea come vedete tiene vivo il palleggio, poi per un attimo non sa bene cosa fare del pallone, aspetta Terry che prende un tiro difficilissimo che infatti scheggia soltanto il ferro. Ancora una volta splendida azione difensiva dei Thunder che poi individuano Harden in transizione per il tiro da tre punti, sbaglia il barba. È però tiro qualitativo. Questo è esattamente il tiro che Dallas deve togliere a Oklahoma nei limiti del possibile. Stojakovic in uscita dai blocchi decide di non esplorare quella situazione, Barea che aspetta Nowitzki, però qui avete già visto una cosa molto interessante. Intanto Collison dopo il fischio non si allontana da Nowitzki. Provare a non regalare il comfort spot al tedesco, 2 metri più indietro al massimo la ricezione. Tutta la vita, che era l'idea anche contro Zebo Randolph. Ovvero sia, se riceve troppo avanti profondo di posizione, poi dopo ha le mani, la mano troppo educata, fagli il far fatica. Stesso concetto applicato qua. Il quadrato Harden, sono tornati invece sul terreno di gioco Westbrook e Durant, pure Ibaka che si occupa nuovamente di Nowitzki, che lascia lì Ibaka, subisce il fallo e andrà in lunetta con i tiri liberi. Eh no, se Nick si siede per il fallo hai riaperto la bombola del gas, eh? Assolutamente, e con i tiri liberi che difficilmente sbaglia Nowitzki può riportare la partita in parità. Questa è la grandezza del tedesco, che non è rapido ma
ti preoccupa talmente quando riceve, perché è in grado di segnare qualsiasi tiro, che poi può mettere anche la palla per terra ed essere efficace pur con quella poca velocità. E ma dov'è Perkins? Dov'è Perkins in quella situazione? Ha due falli? Qua devi andare ad aiutare lo stesso. Se lo batte in questo modo a centro area, ci deve essere Perkins, che sarà anche attratto dalla posizione di Chandler, non voglio dire di no, ma lì per forza deve aiutare. Anche perché Perkins è lì per quello, per la difesa. Nei giorni scorsi è uscita anche un'intervista con Doc Rivers, lo stesso Rivers, allenatore dei Celtics, che ha da poco rinnovato, ha parlato della trade di Perkins definendola un po' troppo affrettata. Attacca ancora una volta Westbrook con il palleggio, poi chiude, ma c'è molto traffico in quell'area. Perkins fuori per Harden, tiro che deve prendere, manda a bersaglio. Ci scuotono i Thunder che vanno ancora sul più 3. 7 per Harden, questa è la sua prima tripla, detto The Weird Beard, la strana barba. Gli americani adorano le rime, le assonanze. Anche lui, chi lo marca? Due squadre che producono tanto con la panchina. Ancora Dirk Nowitzki non ha ancora sbagliato un tiro in questa partita. Chiedo sempre scusa ai germanofili. Zex for Zex. Ditelo come volete, per noi va bene, infallibile, e lo diciamo in italiano. Durant alla sua maniera vede le braccia del difensore che si abbassano, tira e subisce il fallo. Oh, per la sempre la serie è santo subito. Ultimamente è stato scambiato per Kevin Garnett da un fan fuori dal palazzo. A lui, Cleveland. A Cleveland. E lui non l'ha neanche trattato male. Ha detto sì Kevin, ma non Kevin Garnett, Durant. Ah, Durant, bravo. È successo veramente, mentre qui andiamo a rivedere la solita astuzia, e guardate Terry che lo sa, la velocità con cui ha cercato di levare con le braccia, ma è servito a poco. Ancora una volta racconti di Roy Alive, che lo frequenta spesso fuori dal campo. Effettivamente eravamo in un supermercato e un addetto al supermercato: Kevin Garnett! No, scusi, sono Durant. Non ci posso credere. Intanto qua ha lucrato francamente questi tiri contro zona, accoppiato in quella situazione contro Terry. A bersaglio con i tiri liberi, valgono ancora il possesso, pieno di distanza tra le due squadre. Blocco di Terry per Nowitzki, poi si continua con il pick and roll. Altro aiuto e recupero, devi lasciare lo spazio a JJ Barea. Barea può mettere quella tripla. Ancora una volta pick and roll di ingresso, semplicemente immarcabile. Barea adesso su Westbrook, potrebbe soffrire un po' difensivamente in attesa del rientro da parte di Jason Kidd. Pick and roll, Perkins un po' indeciso, però poi gran palla dentro per Ibaka, che schiaccia sul fallo di Nowitzki. Allora, contro questi pick and roll puoi difendere con lo show, ovvero sia il lungo va sostanzialmente a leggere che cosa c'è scritto dietro la maglia di un giocatore, con il drop, ovvero sia la posizione invece del lungo del bloccante tende ad abbassarsi. Questa è la scelta di Dallas, Westbrook l'ha letta splendidamente. E l'ha letta splendidamente anche Perkins, regalando la palla a Ibaka. Tornando alle parole di Rivers, ovviamente non ha potuto dire quel matto di Danny Ainge ci ha levato Perkins, ma diciamo portato più il discorso in altre sfere. Sentiamo Brooks. Make shots, right? Every time down court, I don't care what he did the last trip, just do your best the next time down, okay? Non male. Ve la sintetizzo, non scoraggiatevi se fa sempre canestro, eh? Date il vostro meglio anche sul possesso successivo. Se segna pazienza, pensate al possesso dopo. Il problema è che se il possesso dopo è sempre quello, ma ribadisco, come fai a difendere meglio? Ah, non lo so. Però allora vale sempre questo concetto contro Nowitzki. Respect. Non è cambiato, eh? È sempre lui, ha sempre giocato così. In prospettiva sei devi stare pronto al fatto che non puoi fare praticamente nulla. E non abbiamo ancora visto il passo sospeso della cicogna, il tiro inallenabile. E effettivamente questo 41 deve aver dentro un po' di vendetta, un po' di voglia di ritornare a quella finale che praticamente aveva vinto nel 2006 per mettersi quell'anello al dito, per fidanzarsi ufficialmente con il titolo NBA. Ci sei sui vinti non dimenticano, bisogna aspettare il momento giusto. Totalmente. Lui è stato vinto, non ha mai perso di dignità, ha giocato la sua miglior pallacanestro secondo me dopo quelle finali, ed è stato trattato come sì, vabbè, buono, fa canestro, sì, un lungo che tira bene. Questo è il più singolo immarcabile giocatore dell'NBA per le caratteristiche che ha. Ibaka con un po' di difficoltà a bersaglio col secondo libero, è tornato Jason Kidd e guardate come spesso accade nelle scelte di Carlisle,
doppia opzione del playmaker Kidd e Barea in campo contemporaneamente. Nowitzki proprio per Kidd, che addirittura vuole portare spalla a canestro Harden, fuori per Stojakovic, un tiro che dovrebbe mettere anche bendato, non va a bersaglio Stojakovic. Attenzione alla percentuale dall'arco dei Dallas Mavericks, che può essere un fattore. Chiaramente con questo quintetto Carlisle resta a zona, perché in alcune zone del campo perderebbe in centimetri contro gli avversari diretti di Oklahoma City. Westbrook attacca lo stesso con il pick and roll, fino a questo momento non grandi scelte individuali quando ha deciso di prendere il tiro da parte di Westbrook. E in linea di massima la zona ti garantisce, mentre Barea con le sue decisioni sempre al limite, però direi piuttosto efficaci, 9 in 7 minuti per il Borriqua. La zona ti dà rimbalzi in difesa e tende un po' a escludere Durant alle situazioni offensive. Io credo che Oklahoma debba alzare il ritmo. Ibaka prende un tiro per fare il tabellone, gli negano però i due punti, il rimbalzo di Nowitzki, poi Kidd, ancora Barea che vuole attaccare col pick and roll in transizione, trova gli spazi, alza la parabola, questo è il suo tiro, questa volta però è efficace l'aiuto di Ibaka. Durant già dall'altra parte, attenzione ai punti in transizione quando c'è questo 35, tanto per cambiare, ne arrivano due. Gara 1, due quarti quasi completati, più o meno i temi tattici che ci accompagneranno per 5, 6, 7 partite si sono già visti tutti. Stojakovic dentro per Nowitzki, ancora una volta il suo duello con Ibaka, qui sente il fisico il tedesco, c'è Crawford nella zona, dice caro Serge non puoi usare il fisico in quella maniera. Ecco il tiro di Barea ed ecco la visione di Durant, ovvero sia io sono già un contropiede, 6 su 6 per Nowitzki, 6 su 6 per KD, come dire guardate che c'è anche questa finale. Incredibile il controllo del corpo che ha questo ragazzo che sfiora i 2,10 metri. Recentemente è uscita una splendida intervista, uno splendido racconto sulla storia di Kevin Durant. Abbiamo scoperto perché indossa la maglia numero 35, magari ci torneremo. La finta di Jason Kidd, corto sul primo ferro, rimbalzo di Perkins, proprio poi la palla nelle mani di Kevin Durant, attacca con il pick and roll, accetta quasi per un attimo il cambio Chandler lungo la linea di fondo, Westbrook, gran palla dentro per Durant, era finito completamente per terra Marion, e dunque i Thunder hanno approfittato di questo 5 contro 4. Mi ricordo sempre la leggera differenza con un altro sport con palla ma giocato in un altro modo, dove se uno cade per terra ci si deve fermare tutti. Nell'NBA si ragiona esattamente al contrario, intanto è arrivato anche un tecnico. Io ho sentito il fischio, non è impossibile che ci sia l'elmetto in zona. Beh, perché Carlisle ha voluto attirare l'attenzione degli arbitri dicendo non avete visto che c'è stato un gomito malandrino? Carlisle poi è entrato sul terreno di gioco in attesa del replay, andiamo a rivedere, guardate Perkins. Però per una volta sembrerebbe innocente. Da questa inquadratura forse qua c'è un leggero contatto del braccio che spizza, consentimi questo difficile termine, il naso di Sean Marion. Attendiamo magari un altro angolo di inquadratura per confermare quello che apparentemente sembra. Da queste inquadrature direi però nulla di che. Non l'abbiamo preso noi, quindi non possiamo sapere, però sinceramente il record di Perkins è molto migliore di questo, eccolo lì, però abbastanza involontario mi sembrerebbe. Direi per una volta, per difendere Perkins, involontario, perché spesso e volentieri cerca di farlo sembrare involontario, ma è talmente evidente che capisci che non è involontario. Tanto premesso, noi due andiamo al San Raffaele con questa, Andiamo forse a San Raffaele, ci restiamo anche un paio di giorni e magari ci devono mettere anche un simil gesso al naso. Vi ricordo che nella notte si è svolta anche la lottery, ovvero l'estrazione della lotteria per verificare, per valutare quali saranno le squadre che chiameranno per prime al prossimo draft del 23 giugno, che per la prima volta dopo tanti anni si svolgerà non a New York ma bensì al Prudential Center di Newark. Nello studio post partita, dove ritroverete l'avvocato, parleremo anche della lotteria. Palla nelle mani di Nowitzki che prende e tira, e direi che la notizia con 4 minuti da giocare nel secondo quarto è Nowitzki sbaglia un tiro, poi Terry, poi ancora per Nowitzki che attacca negli spazi, scarico all'ultimo momento per Chandler, buona pazienza per i Mavs. Continua a pensare che Chandler, che ha grande capacità di farsi trovare sotto il ferro o al ferro, sia un giocatore molto sottovalutato per la sua parte offensiva, e Nowitzki conferma di saperla mettere per terra. Harden molto sul terreno di gioco dopo il suo ingresso ovviamente dalla panchina. Westbrook che vuole giocare con il pick and roll di Perkins, questa volta difendono bene i Mavs, ancora scelta rivedibile da parte di Westbrook che tira nel traffico, non trova neppure il ferro. Kidd
per Terry, dentro ancora per Nowitzki, il solito isolamento per il tedesco, uno contro uno, adesso si stacca Westbrook, ma lascia libero Kidd, c'è l'extra pass, il tiro da tre punti di Terry, questa è la storia della partita, appena provi ad andare sul tedesco si crea una superiorità numerica. Lo vuoi raddoppiare? Se lo raddoppi la palla arriva in angolo dall'altra parte a Terry, Harden è anche chiuso bene, ma Terry la lascia andare a una velocità irreale. 10 per il Jet, come al solito, contributo, uscendo dalla panca, il taglio di Durant, dentro ancora Westbrook, senza paura, trova Chandler, non trova i due punti, chi già dall'altra parte, 5 contro 3 per i Mavericks, eccolo Terry, dentro per Sean Marion, pessimo rientro difensivo per i Thunder, sorpasso Mavericks sul più 1. Il fatto è che Jason Kidd è in totale controllo, magari non è suo l'assist, ma è suo il passaggio hockey, quello precedente all'assist. Sta conducendo perfettamente le situazioni di transizione contro sorpasso Dalla. Il sorriso di Jason Terry, uno che come Nowitzki aspetta di ritornare a quella finale NBA, quel titolo NBA solo sfiorato in quel famoso 2006, mentre qui bisogna occuparsi nuovamente del naso del signor Marion. E non andrà a San Raffaele, ma la botte evidentemente è arrivata. Non andrà a San Raffaele, però alcuni medici che stanno sulle panchine NBA valgono quelli di qualità del San Raffaele. Sicuramente, epistassi, anzi, non so come si crede. Sì, epistassi, è il classico sangue al naso, sangue ma al naso. Scientificamente, effettivamente epistassi. Hai ragione. Nonostante tu abbia fatto l'avvocato e non il medico, epistassi è il termine corretto. È comunque è un termine di medicina legale, volendo. Esatto, Crawford, che era un po' che non fischiava, decide di prendere un fischio lontano dalla palla, facce sgomente, sì. Qualcuno ha capito cosa ha fischiato? E fischio col suspense, perché fischio e 8 secondi per sapere cosa, però. Anche Carlisle è piuttosto dubbioso sul fischio preso da Crawford, tant'è si ricomincia con la palla in attacco per i Thunder, situazione di blocchi per Kevin Durant, sempre su di lui Marion, up and under, da dietro Kidd gli dà un po' di fastidio per impedirgli la conclusione, poi lancia il contropiede di Marion, il taglio di Nowitzki, due appoggiati alla tabella, anche il fallo di Ibaka torna a farsi vedere il 41. E ancora una volta il passaggio di Kidd non è quello dell'assist, è un passaggio raro perché è diverso concettualmente, è quello dell'hockey, ovvero sia quello prima dell'assist, però Marion sa perfettamente che su quel primo passaggio di Kidd si è creata la situazione di rimorchio per Nowitzki, end one. Ma Brooks quanto andrà avanti a dire ai suoi, comunque non vi scoraggiate, eh? Pensate al prossimo possesso. Intanto terzo fallo di Ibaka, uno dei coinvolti nella staffetta contro di lui, 19 punti per meditare, 10-0 di parziale. Con 7 su 8 dal campo. Io vi ricordo che nelle 3 partite di regular season, 2 vinte dai Mavericks, 1 dai Thunder, Nowitzki ha saltato praticamente una gara e mezza per infortunio, perché si è infortunato durante una di quelle partite e una di quelle partite l'ha saltata completamente, ma nei 51 minuti passati sul terreno di gioco ha segnato 47 punti. Eh sì, è un po' problematica la situazione per Oklahoma City. L'unico, resto della mia idea, è Nick, che possa stare con lui. Non a caso è di nuovo sul terreno di gioco, però per Nick deve uscire qualcuno, in questo caso credo Ibaka. Anche perché ha problemi di falli, come ricordavi in precedenza, Durant parte molto alto, aspetta Russell Westbrook che continua a cercare il centro dell'area, continua a trovare la difesa dei Mavs, in questo caso Chandler, poi la palla che in qualche modo torna nelle mani di Kevin Durant, palla solo sul secondo ferro, Chandler con il gran rimbalzo, Jason Kidd per Nowitzki che con un po' di difficoltà supera la linea di metà campo, palla nelle mani di Terry che finta il pick and roll, centro area, poi cerca un passaggio di troppo per Chandler, ma in realtà secondo gli arbitri gli ultimi a toccare sono i Thunder. Dallas non sta concedendo secondi tiri, Chandler e Nowitzki stanno prendendo quasi tutto quello che c'è per aria, devono difendersi dalla situazione di transizione complicatissima contro Oklahoma. Terry a centro area, il fischio va per l'attacco, anche se onestamente da quel replay non sembrava esserci stato il tocco da parte di Perkins. Ancora Nowitzki che con un colpo da biliardo a 8 sponde piazza l'ottavo canestro su 9 tentativi. E anche qua non è che Nick non abbia difeso, tra l'altro almeno lo sposta indietro con il corpo, ma qui torna d'attualità la capacità di tirare su un piede solo di Dirk Nowitzki, che adesso è impegnato difensivamente contro Kendrick Perkins. Ecco dove lo vogliono impegnare i Thunder. Perkins tiene il perno, arriva Chandler e cancella tutto. Parte la transizione dei Mavs, Terry da tre per provare a creare un break all'interno di questa partita, poi il tocco di Collison in qualche modo
Chandler che lavora a rimbalzo in attacco. Ribadisco, quando questo numero 6 trova i Thunder, ha qualcosa dentro che gli smuove una motivazione diversa. E quest'estate, essendo stato lui pure membro della nazionale americana che ha vinto il mondiale FIBA, ha il duo di compagni squadra Durant e Westbrook, ha detto: come sarebbe stata con me? Che giocatore sarei stato per voi? Altro che inadatto alla pratica sportiva agonistica, ovvero sia il certificato medico che ha, diciamo così, reso inservibile il Chandler agli Oklahoma City Thunder. È una truffa legalizzata NBA, lo sapevano tutti prima. Ogni tanto nell'NBA non si vuole parlare dei fatti, e cioè che si è trattato di una mera operazione economica. Questa cosa non è piaciuta al giocatore, che ovviamente ci finisce in mezzo, e lui aveva questa chance per rispondere, la sta sfruttando. Intanto avete visto che ha chiuso questa stagione col 65% dal campo. E mettilo lì. Il ginocchio mi sembra che funzioni, sì, più o meno, visto le stoppate e i rimbalzi. Però, per testimoniare ulteriormente cosa prova quando gioca contro i Thunder in regular season, nelle tre partite, 13 di media e quasi 16 rimbalzi. Motivo che quando vede questi dice: sì sì, bravi, avete fatto bene a non accogliermi. Poi è chiaro che non dobbiamo fermarci a questo. Crawford decide di fermare nuovamente la partita con un fischio lontano dalla palla, perché comunque i Thunder hanno Ibaka e hanno Perkins, che sono normalmente dei signori giocatori. Terzo di Terry, fischiato come al solito in maniera sorprendente da Crawford. Va a sedersi Terry, bel colpo per Oklahoma City visto come stava giocando. Ancora immagini per Tyson Chandler, uno dei protagonisti di questa partita per le piccole cose che ha fatto. Soprattutto ha sporcato una marea di tiri sotto il canestro, in particolare quando si è presentato Westbrook a centro area. Ci riprova Westbrook contro Jason Kidd, fuori per Durant, si stacca ancora Kidd, dentro ancora Westbrook, che almeno questa volta riesce a trovare il fallo. Entrato francamente dentro con la moto, il fallo l'ha portato via probabilmente a Chandler. Vi ricordo che il referto medico parlava a un problema a un piede, una caviglia in disordine. Non siamo nella condizione di accettare questo scambio. Se tu lo alla vista fiscale lo rimandi indietro, l'NBA non può dire niente. Tutti nell'NBA sapevano la verità, però si fa veramente finta di nulla. Serviva al momento. Westbrook comunque, dopo ogni situazione in cui la squadra va sotto, ritiene di dover tirar fuori lui dai guai. Qua non converte il primo tiro libero. 14, 10 rimbalzi e 14 assist, tripla doppia in gara 7, non ci sono riusciti in tantissimi nella storia dell'NBA, però grosse difficoltà per Westbrook, ma l'affare per i Thunder è meno 6 con questo, sì. Westbrook che normalmente produce punti diversi, anche se, come avete capito, Brooks preferisce vederlo più in tripla doppia che con i tiri forzati. A proposito di tiri, uno specialista come Peja si sblocca, e se si sblocca lui sono dolori per i Thunder. Troppa gente pericolosa dietro l'arco. Era 20 anni che un giocatore non metteva una tripla doppia in una gara 7. Una discrepanza di circa 2 secondi tra i due cronometri. Westbrook vuole utilizzare al meglio il tempo a disposizione per i suoi Thunder. Resta lì Kevin Durant, prova a marcarlo davanti Sean Marion. Allora Westbrook ancora una volta decide di attaccare uno contro tutti, e anche qui trova il fischio degli arbitri. Stava perdendo l'equilibrio e al limite anche la palla. Continua ad attaccare uno contro tutti, contro difesa schierata. Guardate quanti giocatori hanno dietro l'arco in questo momento, 3 su 5, e 2 sono estremamente pericolosi, compreso questo greco serbo che ha ancora qualcosa da raccontare nell'NBA. E come, se ha qualcosa da raccontare, soprattutto se deve semplicemente mettersi lì. E questa è un'altra chiave: un conto è fare il secondo o il terzo dei Kings, un conto è fare il quinto o sesto dei Mavericks, dove devi solo prendere e tirare, quello che fai da una vita. 3 giocatori dietro la linea da 3 punti, tutti pericolosi, ti obbligano a spaziarti difensivamente in un altro modo. Stojakovic, altro giocatore che ha qualcosa da dimostrare per le sconfitte in maglia Kings. Difficile rimessa di Kidd per Barea, che non ha forse il tempo di prendere l'ultimo tiro. La palla schizza nelle mani proprio di Stojakovic dopo i primi 24 di gioco. Più 7 Mavericks. Più o meno quello che ci si attendeva. Beh, i numeri di questi due non del tutto imprevedibili. Il tipo di partita, la zona di Dallas, il ritmo di Oklahoma City decidono i falli, decidono i campioni. Stupenda partita. Davvero stupenda partita, 21 per Nowitzki, 17 per Kevin Durant. Sapevamo che erano i due protagonisti. Intervista dell'intervallo, credo, con Jason Terry. Aspettiamo le immagini, sì. Playoff
but we were a little sluggish out there on both ends of the floor. But imagine us coming out in the second half, turning up our defense a little bit, shaking the rust off. Se riusciamo a tornare in campo nel secondo tempo con la nostra difesa, probabilmente metteremo la partita sulla strada buona per noi. Because now he's going to draw a lot more attention. If they continue to play him with single coverage, he's going to take advantage. If not, we're going to work through ball movement and open up our shooters. Se continuano a giocare in single coverage contro Nowitzki, probabilmente riusciamo a ottenere qualcosa, soprattutto se muoviamo la palla da lì nel momento in cui loro decidono di raddoppiare. L'idea di Terry è che la squadra era arrugginita dopo i 9 giorni di assenza dalla scena agonistica. A me tanto arrugginiti non sono sembrati. Vanno alla pausa in vantaggio. Vanno alla pausa in vantaggio. Finale della Western Conference. I primi 24 minuti sono a favore dei Mavericks. Tra poco però gli ultimi 24 sarà ancora una volta una sfida. KD contro Dirk Nowitzki. A tra poco all'American Airlines Center. But this is not a game we can ease into by any measure at all. Move the ball offensively. Move the ball offensively. Continue to set screen. Share the basketball offensively. We get good shots. It makes us be a better defensive team. Now we've got to go out and keep an even temper and work this thing. Le parole di Scott Brooks, coach Rick Carlisle. Io mi concentrerei, Federico, soprattutto su quello che ha detto Brooks. Cerchiamo di passarci la palla e di giocare un po' più di squadra, di fare bene i blocchi. Sarà un messaggio per Russell Westbrook? Beh, penso di sì. L'idea è l'opposto di quello che sentite abitualmente, cioè che da una buona difesa nasca un buon attacco. Lui pensa che una buona difesa invece sia quello che deriva dall'attacco. E se giochiamo di squadra in attacco difendiamo tutti meglio. Mark Jackson, Jeff Van Gundy e Mike Breen, le tre voci per ESPN a commentare questa partita, una partita che ha avuto tantissimo Dirk Nowitzki, però avete visto un altro leitmotiv dei playoff dei Dallas Mavericks: i punti dalla panchina, quasi il doppio per i Mavericks rispetto agli Oklahoma City Thunder. E qui torniamo al tema di prima: non lo puoi marcare. Problema diffuso nell'NBA, guardate la qualità di questo tiro cadendo indietro, parte dai suoi 2-10 più le braccia, ma c'è anche la capacità, quando lo raddoppi, di guardare il movimento degli altri, chi sta semplicemente aspettando di dare il pallone a Jason Terry. E secondo voi gli arriva o non gli arriva? E tra l'altro non avevano neanche ruotato male i Thunder, i Lakers ad esempio avevano fatto decisamente di peggio. Questa invece è la difesa dei Mavericks contro Durant, proviamo a non concedergli il blocco, sì. Buonanotte. Al 5 su 5 di Durant è partito il segnale dalla panchina, ovvero via zona, ragazzi. Zona però per Durant può anche significare attaccarla in campo aperto, non farla schierare. Due coast to coast, uno più bello dell'altro. I due protagonisti di questa partita, rivediamo ancora i numeri, 21 e 17. Ha sbagliato tre tiri in due, però dei 17 presi, non male. 100% ovviamente ai tiri liberi in questo momento, forse i due migliori attaccanti della Western Conference. Qua però Durant prende un brutto tiro e ancora una volta i Dallas Mavericks sembrano voler mandare giocatori dei Thunder al centro di quell'area per cercare poi di sporcare, di oscurare la visuale. Pick and roll, Marion Kidd, Nowitzki riceve, fischio da parte degli arbitri, ancora una volta il colpevole Ibaka, attenzione, quarto fallo per lui. La tua idea mi sembra assolutamente quello che stiamo vedendo, ovvero sia imbuto a portare in mezzo. Il problema è che Westbrook sta sbagliando quasi tutti quei suoi arresti tiri o quasi tutti quei floater in corsa. Non è detto che in tutta la serie gli vadano tutti sul primo ferro, perché quel tiro quando comincia a entrare cambierà probabilmente molto di questa partita e delle altre. Intanto flash to Nick, che tanto deve entrare per forza, ma ancora una volta prima del previsto e non per Perkins. Ricordatevi sempre anche la questione esperienza, da una parte ce n'è un sacco, dall'altra ce n'è pochissima. I quattro principali realizzatori dei Thunder hanno 23 o meno anni. I Mavericks hanno solo due giocatori a quota 23 anni e sono due giocatori che non hanno esperienza di post-season. Nei Dallas Mavericks trovate 7 giocatori oltre quota 30 anni. Poi c'è il 38enne, il caso del 38enne Jason Kidd, attacca Kevin Durant, è mandato dentro, trova il fallo della difesa e i conseguenti tiri liberi. Io vorrei nomi, cognomi e professione di quel migliaio di persone che non sono ancora tornate ai loro posti
in occasione del terzo quarto, che sono ancora lì in coda per lo dog. Ma non lo andare a prendere, è una partita storica, fatelo portare. Beh, però ci sono i monitor, eh? Ma non importa, guarda quanta gente è fuori. Coda effettivamente per gli hot dog, diciamo che fino adesso si sono persi un paio di liberi di Nowitzki e un paio di liberi per Kevin Durant, ma effettivamente resta una partita storica. Avete visto quel movimento della spalla di Durant che qui incredibilmente sbaglia un tiro libero, sempre da quella bellissima intervista, da quel bellissimo racconto fatto su di lui, sembra che quel movimento di shake della spalla derivi da Antoine Walker, il penetra e scarica di Jason Kidd dentro, poi alla fine la palla per Marion che con il classico tiro alla Marion non trova neanche il ferro, trova invece il rimbalzo Sefolosha che scatena l'attacco di Russell Westbrook che prende un altro palleggio a resto di tiro, continua a far fatica con le percentuali dal campo questo ragazzo. Però il suo tiro, o perlomeno quello che ha sempre preso, non credo che continui ad andargli corto, ovvero sia a Kevin Durant indicavano Tracy McGrady come modello, anche perché entrambi filiformi piuttosto dotati offensivamente, cioè sì, ma non è il mio tipo, Antoine Walker mi piace. Effettivamente Antoine Walker, uno di quelli che ha dato il dispiacere ai Dallas Mavericks in quella finale del 2006, quello che vorrebbe fare qui ovviamente Kevin Durant, rimbalzo lungo controllato dai Mavericks, palla molto difficile che addirittura passa dietro Nowitzki che prova a riacquistare la posizione, attenzione adesso c'è Kevin Durant su Dirk Nowitzki, bel duello tra i due, si staccano subito i Thunder e come al solito o scegli i due per Nowitzki o concedi la tripla sugli scarichi. Esatto, Kit la mette in scanalatura, il problema è che se lo prende Terry quel tiro più o meno sai come va a finire, se lo piglia Deshaun Stevenson, beh, le chance che lo sbagli aumentano. Anche se, ribadisco, Stevenson sta tirando bene da tre punti in questi playoff, Durant sta tirando bene da quando è nato, i tiri da tre punti di Deshaun Stevenson, 9 a bersaglio su 24 tentativi, giocatore che comunque sta producendo e soprattutto in occasione delle gare di regular season contro i Mavericks ha prodotto molto di più rispetto a quelle che sono le sue abitudini. Dentro la palla per Sean Marion che si mangia letteralmente due punti, provano a correre i Thunder ma fino a questo momento i Mavericks sono rientrati quasi sempre benissimo con la transizione difensiva, non concedendo tanti punti in contropiede agli avversari. Marion ancora contro Durant che vede lo spazio a sinistra, attacca, scarico per Perkins che controlla il corpo e trova due punti al tabellone. Tornerei però sul possesso precedente, a mio modo di vedere Brooks sottovaluta il kit passatore favoloso e sopravvaluta il kit tiratore, perché su quell'uscita dal raddoppio non chiami a Kidd la possibilità o mostri a Kidd la possibilità di tirare lui e invece gli lasci lo scarico? Fischio da parte degli arbitri, probabile 3 secondi difensivo della difesa dei Thunder, mentre qui avete visto Collison ancora una volta impegnato, tentativo di spingere fuori Nowitzki, togliergli quella penetrazione, penetrazione che invece qua ha preso e trovato Kevin Durant. Favolosa questa partenza in palleggio di Durant, era un 3 secondi difensivo e lo amministra Dirk Nowitzki. Sa metter palla per terra se il tipo di difesa è quella che avete visto sul vostro teleschermo. E anche scarico in movimento, è molto migliorato in questa fase del gioco. Andiamo a rivedere, anche se forse Nowitzki e Kidd mancano l'ultimo mezzo metro, quello che serviva per mettersi davanti a Perkins e levare lo scarico a Kevin Durant che nel frattempo ha raggiunto quota 20 punti. Eccolo ancora, Dirk Nowitzki contro Collison, troppo vicino. I Thunder ovviamente hanno guardato a quei numeri della semifinale della Western Conference oltre i 5 metri. Dai 5 metri Nowitzki contro i Lakers ha tirato 22 su 34, 65% dal campo. Dai 5 metri, non dai 2 metri, dai 5 metri con quella pressione, quella marcatura ha tirato 22 su 34 dal campo ed ecco che si ripropone la storia, addirittura questa volta c'è Perkins che commette l'errore di saltare, poi bravissimo Durant aiuta dopo lo scarico di Nowitzki per Marion, Marion si becca la stoppata, Westbrook dall'altra parte, Kidd può solo fermarlo con il fallo. I numeri di Dirk Nowitzki sono illegali, io direi che però è il complesso della serie che è stato assurdo. I Lakers per tradizione storica proprio se perdono implodono, 4-0 obiettivamente non l'avrebbe previsto neanche Mark Cuban dopo tre caipirigne, però il senso è i Lakers da quel momento sono stati trattati dalla stampa come una squadra che andrebbe rifatta. Magic Johnson, che è un po' come Bartley, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, ha detto facciamoli saltare per aria e ricostruiamo, ma perché?
Perché se non fossero finiti accoppiati contro Dallas, probabilmente staremmo parlando ancora una volta di Lakers favoriti. Diciamo che più che un cambio tecnico che arriverà comunque sulla panchina, bisogna chiamarlo psicologo per l'estate e per il, diciamo, il training camp, perché obiettivamente sono d'accordo con te, la squadra è di alto livello e non sono nella situazione di età o comunque di squadra un po' più vecchia come ad esempio i San Antonio Spurs o i Boston Celtics. Primo errore della partita di Nowitzki, che si palleggia su un piede, 8:30 dalla fine del terzo quarto. Durant per Nowitzki è diventata una marcatura a questo punto? Sì, anche se onestamente nelle ultime tre azioni abbiamo visto Durant, abbiamo visto Collison e abbiamo visto Perkins. Ma una volta uscito Collison a questo punto per via del fallo precedente, mi sembra che la scelta sia quella. Attendiamo il prossimo possesso, nel frattempo Durant contro Stevenson va a cercare due punti, anche qui trova il fallo di DeSean Stevenson e anche qui i numeri della regular season ci hanno raccontato che il miglior difensore in quelle famose tre partite di regular season su questo signore è stato Stevenson. Abbiamo sferrato i 30 di media in quelle tre partite, però contro Stevenson ha tirato male. E quindi lo rivedremo quell'accoppiamento. A proposito, devi ai nostri ascoltatori una spiegazione cabalistica, ovvero sia perché KD veste il numero 35. Ha a che fare con un episodio della sua gioventù, no? Assolutamente, ha a che fare con un personaggio, soprattutto della sua gioventù, tale Chucky, che è stato il primo allenatore che quando lui andava al Creative Center, l'equivalente del nostro oratorio, possiamo definirlo così, sì, a giocare, è stato il primo ad aver individuato questo ragazzo. Ovviamente, siccome le zone che frequentava Chucky non erano solo quelle della palestra e del parquet, si era messo in una brutta situazione, una storia di risse varie tra gang. Qui va a bersaglio Marion e subisce il fallo. Morale della favola, freddato Chucky con un colpo di pistola alle spalle. Nel momento in cui Chucky morì, aveva 35 anni e Durant ha detto: devo fare qualcosa per ricordare questo ragazzo che è stato decisivo nella mia crescita, decisivo nel portarmi a giocare a pallacanestro. Aveva 35 anni quando è morto, io giocherò col 35. E qui invece andiamo a vedere come Dallas legge quello che è disponibile, o meglio lo fa Kidd per tutti. Trova un mismatch, Harden difende bene sui primi due palleggi, ma poi fa fatica, and one. Kidd sta giocando una partita non spettacolare, ma secondo me straordinaria per comprensione. Il signor Chucky, quando fece la prima squadra dove incluse Durant, che alla prima partita ne fece 25 incredibilmente, gli diede la maglia numero 24. Ecco, se avesse tenuto quel numero avremmo avuto dei problemi di conflitto, sì, con quello che gioca a Los Angeles. Sì, sono stata a quel rec center la maggior parte dell'asfaltatura, della pavimentazione per entrarci sono siringhe per terra usate in precedenza, uno dei posti più desolati dove sono stato nella mia vita. Anche Beasley era sempre in zona. Ancora Durant che attacca, trova nuovamente il fallo della difesa. Anche qui la capacità di un ragazzo di poter prendere un tiro dai 7 metri ma mettere la palla in quella maniera. Stevenson lo manda chiaramente lì in quella zona del campo. L'intervento poi di Chandler, secondo credo Crawford, è un intervento falloso. Beh, però francamente qui Crawford deve spiegare perché questo è fallo di Chandler. Provo a immaginare, e mi rifiuto di poter provare a entrare nel cervello di Crawford, che ha visto l'abbassamento delle braccia di Chandler e poi effettivamente noi abbiamo visto tanta palla. Ma se, obiettivamente, il fatto che le abbassi non significa che sia necessariamente fallo, però. In quel momento Durant stava esponendo la palla. Questo è un fischio per una superstar. Ci sta, eh? Sono distribuiti in tutta la Lega, non è un fatto di Durant. Ne prende tanti Wade, ne piglia tanti LeBron, comincia a prenderli anche Derrick Rose, però sinceramente questo non mi voglio vedere, non era fallo. Marion a spasso per il campo, forza, trova la stoppata di Perkins. Harden nel frattempo, tornato sul terreno di gioco, aspetta i compagni. Harden che non vuole riportare la palla nelle mani di Westbrook, ma vuole attaccare con il pick and roll di Durant, che poi riceve in punta perché ha accoppiato con Jason Kidd. Mette la palla per terra con la mano destra, più che decente difesa di Jason Kidd, che lo costringe comunque a un tiro difficile. Poi extra possesso garantito dal rimbalzo in attacco di Kendrick Perkins. Palla che torna nelle mani di Westbrook, pick and roll con Durant, non esplora quell'ipotesi, attacca lungo la linea di fondo, arriva la stoppata di Haywood e poi Marion con forza strappa la palla dalle mani di Sefolosha, decide inopinatamente di attaccare uno contro quattro, perde il pallone pure lui, momento pazzo della partita, anche Durant con un difficile controllo, vediamo se qualcuno la ferma col timeout. Interessante però quello che stiamo vedendo, Denver
e Memphis avevano i lunghi, ma non erano dei lunghi stoppatori, ovvero sia quando Westbrook arrivava al ferro realmente non c'era grande opposizione. Chandler e Hayward sono due che possono farsi trovare al ferro quando arriva Westbrook. Eccolo Nowitzki ancora, adesso si stacca nuovamente la difesa dei Thunder. Molta intensità da parte di Kevin Durant che si arrabbia perché Crawford reputa che quella pressione sia fallosa. Valgono i fischi degli altri due o deve fischiare solo lui? È in serie positiva aperta di 7? Hanno la delega. Hanno la delega perché gli ultimi 7 li ha presi lui, di cui almeno un paio discutibili. Kid ancora per Nowitzki, guardate il lavoro di Durant, altro fischio, due falli di Kevin Durant nello spazio di 10 secondi, è chiaro che Durant dice sono Durant e ho il 35 ragazzi, potrò giocare un po' fisicamente su questo tedesco, però da un punto di vista tecnico sono dei tocchi che teoricamente andrebbero penalizzati con il fischio. Esatto, adesso questi due di Durant, non l'ha preso Crawford questo, obbligano Oklahoma Serie A una scelta: o Durant si va a sedere o adesso devi cominciare a raddoppiare perché quella marcatura diventa problematica. Se comincia a raddoppiare già sapete che cosa succede, terzo di Durant, troppo presto. Però Durant sapeva di avere due falli e dunque ha provato ancora ulteriormente in un possesso di vedere quanto spazio gli concedessero gli arbitri per provare a usare quel fisico. Ribadiamo, la chiave è tutta lì, provare a portare Nowitzki almeno un metro più lontano da quei famosi 15 piedi dove tira il 65%, i numeri contro i Lakers. Ancora Westbrook che tiene tanto la palla ferma, poi attacca, chiude il palleggio, ma non è successo granché. Se Folosha dovrà inventare qualcosa, trova il taglio di Westbrook che grazie alle sue doti atletiche e al talento inventa due punti e c'è anche il fallo. Doti atletiche e talento diffusi sono il segreto tutt'altro che tenuto degli Oklahoma City Thunder. Però tornerei a un tuo punto precedente, ovvero sia cosa fai contro Nowitzki se sei Oklahoma City. Collison è l'unico che gli fa far fatica a ricevere e ogni tanto prova anche a cambiare l'angolo difensivo. Gli altri stanno tutti dietro di lui e se sei dietro di lui non riesci a creargli un problema. Io credo che Brooks non dovrebbe limitarsi, vabbè che noi sentiamo solo una parte del Wired, a dire non scoraggiatevi, qui bisogna venire con qualche idea anche. Assolutamente, sempre che ci possa essere un'idea all'interno della Lega, dell'intera Lega, per provare a fermare quel 41, devi fare delle scelte. Attualmente i Dallas Mavericks sono costruiti per farti pagare qualsiasi scelta. Se Folosha per lui, e infatti lo vuol marcare un po' davanti, mi sembra tutt'altro che una brutta idea. Ecco, poi però quando riceve, Funderbar. Dunque, allora c'è Brooks con gli assistenti, dice Perkins no, Durant no, se Folosha no, Ibaka chi c'è? Ha già dato, andiamo con l'altro miglior difensore che potrebbe essere un'idea. Lui storicamente ha sofferto l'atleta di 1,95, non in questo possesso, ma adesso siamo al quinto tentativo. 26 per Nowitzki, 8 su 9 dal campo, il resto dei titolari 13, 5 su 14, ma guardate il contributo della panchina 27, anche se credo che nel secondo tempo non ci siano ancora stati punti provenienti proprio da quella panchina. Ragazzi, ma 26 punti con 9 tiri? Aspetta un attimo, 26 con 9 tiri? Non è valido. E non è valido, illegal. Attenzione però, adesso noi ci lasciamo trasportare, chi non lo farebbe, da questa prestazione di Nowitzki, ma è solo gara 1, è chiaro che Nowitzki non crediamo che finirà una serie, Cuban lo spera, con queste percentuali, come dall'altra parte non ci sarà sempre un Westbrook da 4 su 12 dal campo, scusate, da 2 su 12 dal campo. Questo è Clay Bennett, il proprietario dei Thunder, 6-2-6-7 con quel Westbrook diventa 6-8 e con quel Nowitzki. Verissimo, perché Nowitzki e Westbrook sono i due che non possono giocare così necessariamente tutte le partite che seguono o il finale di questo. Oddio, Nowitzki su questa non mi sento di dire che non possa finire forte. Clay Bennett, ex proprietario di minoranza di San Antonio Spurs, poi diventato autonomo, e però si ricordava quando era San Antonio di quel ragazzino Samuele Prestigiacomo che poi ha fatto diventare il suo general manager. Ecco, fischio di Crawford. Ah, fischio con aggravamento? Credo sia il tecnico, che lui ha segnalato come se fosse un'espulsione per i 3 secondi difensivi di Perkins, che l'ha guardato e ha detto va bene, ho capito, 3 secondi. Mi era piaciuto di più la ultima volta che l'avevamo visto, Sai, è una finale della Western Conference, guarda la posizione con cui minaccia Nowitzki mentre tira i liberi.
hanno paura di lui e soprattutto del suo fischietto. Andiamo a rivedere la difesa di Sefolosha, anche secondo me davanti, provare a fare qualcosa di diverso. E arriva Crawford e c'è Perkins con i tre secondi, giusto? Ovviamente anche questo condiziona. Proviamo a marcarlo davanti. Già, ci sono però i tre secondi difensivi, perché non solo davanti, c'era Perkins staccato per evitare la palla dentro in lob. Terry torna a farsi vedere in questa partita. E i Lakers che dicono: ah, anche voi avete qualche problema di organizzazione complessiva per il solo fatto che c'è? Assolutamente. Westbrook ancora una volta cerca la potenza, trova Marion e poi Crawford dice tutti di là, perché è andato sulla testa di Westbrook il pallone vagante. Probabilmente il fischio ci sta, magari rivedere. Mini allungo dei Mavericks, 7-1, 6-2. Eccolo Nowitzki, questa volta Sefolosha non riesce a stare davanti. No. Tedesco prende anche questo, 2 alla tabella, che spettacolo! Eh no, la cicogna appoggiata al vetro su quella difesa, il tiro von Braun, questo qua, è un tiro da ingegnere, diciamo, di discreto livello. Che cos'è che ha fatto, scusa? Aspetta che ce lo fa rivedere. Sì, sulla palla persa di Westbrook potremmo soprassedere, andrei sulla cicogna. Lasciamo parlare le immagini? Ma dai. No, no. Spettacolosa difesa di Sefolosha nei limiti del possibile, e però io credo che il 90% dei giocatori dell'NBA, prendendo un tiro con quel tipo di equilibrio, sì, cioè su una gamba cadendo indietro, mettici anche il peso dalla parte alta del corpo di Nowitzki, tira in corto, sì, 2 metri. Sì, la mia teoria è che questo tiro si debba alle ripetute sessioni di fioretto a cui l'ha obbligato il suo mentore Holger Kirchfinder, dicendo: devi imparare a giocare con il peso anche da una parte sola. Poi lui secondo me è un po' deragliato dall'idea del fioretto, e però deve avere chiaramente la capacità di tenere 210 cm su una gamba, sennò sto tiro è impensabile. Oh, finalmente gliela portata via una, anche perché Terry gliel'ha tirata sulle caviglie, e in qualche modo riescono però a salvarsi i Dallas Mavericks. Parte un 4 contro 3, Nowitzki in transizione, fa saltare la difesa e va ancora a bersaglio. Beh, discreta partita tutto sommato. Tu dici che sta lanciando dei messaggi ai compagni, guarda che io vorrei tornare in finale. Sì, perché i vinti non dimenticano, perché troppi giornalisti hanno scritto per anni delle cose che probabilmente adesso dovrebbero finire col rimangiare, e perché Perk non ha una chance contro di lui qui. Tanto premesso, mettilo sto tiro, perché non è così semplice. Adesso però, Federico, vorrei trattare un argomento che so che magari farà arrabbiare qualcuno a casa. Fa tutto questo senza battere ciglio. Nowitzki ci ha insegnato nel passato che qualche volta emotivamente viveva la partita. Perché secondo me lo fa? Perché non gli interessa vincere solo gara 1. Lui è un passaggio, per lui gara 1 è un passaggio, quindi lui ha 33 con 2 errori dal campo e non batte ciglio, pur portando la squadra sul più 11. Qui rivediamo tutto quello che ha fatto in questa partita. Cosa che ad esempio non succede, e ripeto, qui probabilmente farò arrabbiare qualcuno, nei Miami Heat, dove LeBron e Wade, vincendo magari una partita nella serie contro i Boston Celtics, chiaramente hanno una pressione diversa, che vogliono anche cercare di buttare fuori con il linguaggio del corpo, hanno un tipo di esultanza, un tipo di reazione, sì, come, sì, se avessero già vinto il titolo. Verissimo, mentre lui sta pensando che la vendetta è un piatto che vada servito freddo, che bisogna controllare la propria emotività in un momento in cui non hai ancora vinto niente, ed è evidente che dovesse poi vincere lui alla fine ci racconterebbe degli ultimi 4 anni vissuti con una certa difficoltà. È chiaro che è molto carattere, perché ci sono giocatori che esprimono in una maniera e altri che magari non esprimono, però la stessa situazione la troviamo con Derrick Rose. Certo, certo, certo. A lui fino adesso ha fatto comodo non avere troppa pressione addosso, perché è stato veramente molto sottovalutato, sia per il suo apporto complessivo che per la sua regular season, dove è stato trattato come, sì, un'altra discreta regular season per un buon giocatore che comunque va al suo All-Star Game, intendiamoci. Poi dopo sono arrivate le partite e ti sei accorto che con Chandler di fianco, ovvero sia con un lungo che sa arrivare al ferro, allora le cose cambiano. Circondato di tiratori, non soltanto Terry, allora le cose cambiano. E in più, probabilmente, è arrivata anche la maturità.
Si è subito accusato lui di questo fallo su Kendrick Perkins, un po' perché evidentemente non lo preoccupa tanto mandare Perkins in lunetta, che non è un eccezionale tiratore dei liberi, anche se qui va a bersaglio con il primo, un po' perché Nowitzki attualmente non ha grossi problemi di falli. Questa invece è la cartella di Kendrick Perkins. Giocatore straordinariamente utile, serve a vincere, serve a tenere un certo tipo di tensione nella squadra, non è il bravo figlio classico che hanno preso gli Oklahoma City Thunder in questi anni, ma serve come se serve. E soprattutto ha fatto, come avete visto da quella scheda, la high school in Texas, e dunque è particolare per lui giocare anche questa serie contro i Dallas Mavericks. Kidd ancora per Nowitzki, finalmente Sefolosha gli concede una ricezione un po' più lontana, arriva il raddoppio e ragazzi però buonanotte. Sì, no, buonanotte, però lascia a Kidd il tiro, non necessariamente lo scarico. Secondo me questa è una scelta che Brooks deve esplorare. Eccellente difesa di Sefolosha come concetto tecnico, e fai tirare qualche volta a Kidd, sennò su quello scarico si beve dall'idrante. I primi tre della partita Jason Kidd. Adesso il tiro lo prende anche Sefolosha perché ha tanto spazio, lo manda a bersaglio. Molti hanno detto i Thunder hanno difeso bene su Zibo in quella situazione. Il problema, la differenza, il rischio, la differenza tra Mavericks e Grizzlies è che Memphis non aveva tutta questa banda di tiratori sul perimetro che invece ha Dallas. E certo, se la palla esce da OJ Mayo e Conley e Allen è una cosa, se esce, no dai, smettila, almeno primo ferro, almeno questo è un po' differente. Ma gli aggiustamenti non si fanno necessariamente da una partita all'altra, si fanno anche nella stessa partita, e questo secondo me era il primo che dovevano provare. Cominciamo a rendere Kidd un tiratore. Però Kidd sta andando bene dall'arco in questi playoff, ricorderete soprattutto le prime due partite di playoff contro i Portland Trail Blazers, infallibile. I Blazers avevano scelto proprio di lasciargli spazio per Kidd, 22 triple a bersaglio nelle 10 gare di playoff giocate fino a questo momento, e soprattutto tanti tiri. Federico, non lo diresti, ma il giocatore che ha tentato più triple in questi playoff di Dallas è proprio Jay Kidd, 62, il secondo per dire Stojakovic con 10 in meno. Interessante questo punto, ovvero sia altri allenatori hanno pensato, beh, giochiamo le percentuali, rendiamo Kidd più un tiratore che un passatore, sennò quella macchina funziona un pochino troppo. Tiro pazzesco da parte di Kevin Durant, molto forzato, non va a bersaglio. Provano a ripartire i Mavericks, che adesso danno anche uno sguardo al cronometro perché hanno 13 punti di vantaggio. Altra ricezione per Nowitzki, prova a stare molto aggressivo su di lui, Sefolosha, e ancora una volta Crawford che ha lanciato questo tipo di messaggio a qualsiasi difensore dei Thunder: non puoi usare troppo le braccia in quella situazione. Però il messaggio che arriva agli Oklahoma City Thunder, se non lo potete toccare. Ma sinceramente io non vedo tutto questo fallo, o perlomeno allora sono falli dappertutto nell'NBA e molte di queste giocate sono concesse. Il messaggio che Crawford, manchi l'occhiale scuro, con l'occhiale scuro è perfetto. Vabbè, ma non sta un po' esagerando? Ma un attimino, cioè il messaggio che ha dato non me lo potete toccare, se lo toccate è fallo, e siccome tende a segnare dalla lunetta, tende. A un certo punto, dice anche Brooks, non li si scoraggeranno, però guardi il tabellone. Mettiamo in preventivo che probabilmente quando la serie si sposterà a Oklahoma City ci sarà un trattamento un po' diverso. Per forza, beh, così già è fenomenale se non lo puoi neanche toccare. Harden, che da un po' che non si fa vedere in questa partita, attacca con il pick and roll, buca l'aiuto di Hayward dentro l'area, centro area direi, fallo di Kidd, a bersaglio il Barba, segnali di reazione per i Thunder. Weirdbeard non ci concede niente delle sue emozioni, per carità, mai farci sapere che cosa pensi. Che cosa sta succedendo? Che Durant non sta prendendo i tiri di qualità che vorrebbe Oklahoma City, d'altra parte è sempre una trap sui pick and roll, sempre, e lui non vuole smettere di tirare, quindi tira con due uomini addosso. Fondamentale avere Harden in campo, cioè un giocatore che sappia prendersi creandoselo un tiro del genere. Però Federico, anche in questo momento della gara rivediamo un po' quello che era successo con Kevin Durant nelle gare in cui i Thunder avevano perso con i Grizzlies, e non solo, ovvero tanta palla nelle mani di Westbrook, che KD assente spesso dall'attacco, poi quando la palla gli ritornava nelle mani gli ritornava fuori posizione, questo invece la prende sempre dentro la posizione, un'altra notizia, ha sbagliato un altro tiro della sua partita, e dunque poi KD si sente in obbligo di dover prendere quel tiro, anche se non necessariamente risulta il miglior tiro da prendere, qua subisce il fallo. Concordo pienamente, lui si sente di doverlo prendere e in molte circostanze lo forza, proprio perché gli altri lo portano a forzarlo.
Per me il suo partner ideale è proprio Harden, per le caratteristiche che ha per giocargli di fianco e levargli un certo tipo di pressione. Va a sedersi Dirk Nowitzki con 1,51 da giocare. La notizia, come diceva in precedenza Alessandro, ha sbagliato un altro tiro, però sono solo due fino adesso. Solito movimento con la spalla di Kevin Durant, il secondo libero eventualmente mandato a bersaglio ridarebbe 10 punti di differenza tra le due squadre. Torna sul terreno di gioco Dequan Cook, esce Kendrick Perkins, vediamo però qual è la scelta di Brooks, potrebbe avere portato KD in posizione numero 4 in questi ultimi 1,51. Eh sì, è una buona idea effettivamente, ci può stare anche cambiargli posizione sul campo per non obbligarlo sempre a metterla per terra. Aspettiamo di vedere gli altri due componenti del quintetto dei Thunder. Effettivamente sembra così, Kevin Durant giocherà da numero 4, c'è Ibaka da numero 5. Per un attimo Marion controlla, poi perde, poi ricontrolla e decide di attaccare Kevin Durant. Trova due punti fortunati con l'aiuto di Ferro e Tabellone. E però arrivano in un bel momento, non era il miglior attacco dei Dallas Mavs, sono due comunque. Decisamente sotto controllo i Mavericks, che almeno fino a questo momento hanno testimoniato di non subire quella lunga pausa di 9 giorni tra la serie con i Lakers e questa gara 1. L'attacco di Harden, gran scarico all'ultimo momento per Serge Ibaka. Buona lettura qui per il Barba. Professore di pallacanestro, professore di pallacanestro, ha un ritmo solo, ma quello che dice lui funziona. Quello del jazz, come sì, hai definito durante uno degli studi NBA. Eccolo Terry che riceve, attenzione all'impatto del jet con Nowitzki in panchina, prende infatti subito palleggio a rete tiro ma lo sbaglia, bel lavoro a rimbalzo di Kevin Durant che poi deraglia completamente, non riesce a controllare, tocca la rimessa, sarà per Dallas. Un riff, le variazioni, il movimento delle spalle, sceglie lui il ritmo della partita e devi andare a quello che dice lui. Kidd riceve in angolo, ha una mezza tentazione di giocare spalla canestro contro Maynor, poi ritrova la parte alta del campo, c'è Jason Terry, pick and roll tra i due, la continuità per portare Terry in punta, palleggio, arresto e tiro, credo sia un tiro da 3 punti, così è, nuovamente più 13 per i Mavs. Beh, facciamo così, se continua a tirare in questo modo anche in questa serie, raga, non si può discutere con i numeri con loro. No, soprattutto per la presenza di Dirk Nowitzki, o sceglie di farti battere da Nowitzki o dai tiratori di Dallas Mavericks, veramente i Thunder hanno un grosso problema. Se questi sono i Mavericks, a proposito dei tiri sugli scarichi, ci pensa Dequan Cook a mettere una pezza. C'è ancora Thelonious Monk al piano, ancora una volta, non so se avete notato cosa ha creato da niente con la sua manina sinistra, quella che usava Thelonious. 6 su 9 per i Thunder che stanno tirando benone da 3 punti, 7 triple invece a bersaglio per i Mavericks, c'è ancora un quarto da giocare. Eccolo Terry, inseguito proprio da Thelonious Monk, come lo ha definito Federico Buffa. Attenzione perché poi sulla continuità c'è anche una gomitata di Jason Terry, abbiamo visto per un attimo due arbitri parlarsi, uno di questi era Crawford. Attenzione a questa amministrazione di Kennedy, esatto. È fallo di Harden, e però a quel punto Terry potrebbe prendere il tecnico per quello che è successo dopo il fischio. Yes, abbiamo sentito anche la voce degli arbitri, fallo tecnico a Jason Terry, andiamo a rivedere il replay. Questo è il fallo iniziale di James Harden e poi per levare quella mano che gli dava fastidio Terry alla fine sbraccia e mette una mano in faccia allo stesso Harden. Difficile interpretazione. Se lui si vuole liberare di quel braccio, in realtà poi Harden, dopo averlo sostenuto il braccio, lo ha fatto sparire e a questo punto resta la barba. Non lo so, è difficile giudicare. Ci sta il fischio di Kennedy e l'amministrazione. Secondo me voleva togliere il braccio di Harden e poi ha trovato la barba. Diciamo che è una situazione che succede spesso nelle partite NBA, ma molti, come dicevi giustamente tu, tengono lì quel braccio e dunque non arriva lo schiaffo finale. Forse lo stesso Terry non si aspettava che Harden levasse completamente la mano e lì direi che gli arbitri hanno penalizzato più il tipo di contatto che c'è stato. Tanto premesso, questo continua a segnare, a segnare, a segnare. Viene dalla panchina e scrive 20. Piuttosto scomodo, Terry? Pure lui però ha dentro la voglia di tornare a rigiocarsi quella finale NBA. Tiro di Cook da metà campo, va quasi a bersaglio e dopo i primi 3 quarti di gioco c'è un Nowitzki che non è contenibile. 38, 10 su 12 dal campo e 18 su 18 ai liberi. Fino a questo momento è lui il vantaggio per i Dallas Mavericks, che comunque rispondono anche coi triplisti, in attesa di vedere quello che succederà con i Thunder nell'ultimo e decisivo quarto quarto.
Inizio quarto quarto, ancora American Airlines Center. Sentiamo Rick Carlisle. But what's impressed you most about his night thus far? Well, he's reading situations extremely well. You know, Nowitzki sta leggendo benissimo le situazioni. We got to the bonus that quarter and took advantage of it. He was great. Siamo andati, loro hanno esaurito il bonus presto e noi abbiamo preso vantaggio da questo. Sappiamo che nel quarto quarto arriveranno per giocare la partita in maniera più dura rispetto a quello che hanno fatto prima. Dobbiamo cercare di muovere i nostri piedi, anche qui un termine per definire il concetto di difesa. Cominciano male però i Thunder, che concedono subito un rimbalzo in attacco a Sean Marion, che poi vorrebbe posizione perché marcato da James Harden. Effettivamente esplora questa soluzione Jason Kidd. Eccolo Marion in avvicinamento, si gira, Harden però sta benissimo con lui, difende, recupera e subisce il fallo. Beh, questa non me l'aspettavo. The Gadget, Nate Robinson. Beh, la le, scelta le di proviamo Brooks tutte. Eccolo qua. E il guastatore, che potrebbe cambiare qualche cosa. Se fosse Flavio direbbe sì, sì, bravo, bravo, guasta, guasta. Il pivot più basso della Lega. Il basso della Lega, il guastatore, ma però... Vediamo, perché effettivamente Nate Robinson è uno che con tre cose pazze potrebbe eventualmente provare a riaprire questa partita, così come potrebbe mandarti sotto di 25. Sì, eh? Sì, no, ma una roba tipo in aiuto stoppa Nowitzki da dietro, una esatto, roba così. Come fece con Yao Ming esatto, in quella memorabile partita quando vestiva la maglia dei New York Knicks, Harden dentro per Ibaka. Arrivano i primi due del quarto quarto per Oklahoma City. Mi fa impazzire, mi fa letteralmente impazzire. My type of player proprio. C'è la coppia Terry Barea in campo per i Dallas Mavericks, ma c'è la coppia Maynard Robinson, la strana coppia. Eccolo Nowitzki che è tornato sul terreno di gioco. Ci prova anche Harden, ancora gli assistenti. Harden no, perché ha commesso il fallo su Nowitzki. Sesto uomo della staffetta. Almeno, credo. E tanto non lo possono toccare comunque. Vediamo un po'. Ecco, però questa è una marcatura un po' improbabile, perché Harden gli rende 30 centimetri e poi se devi fare fallo non farglielo mentre tira, allora spendiamolo prima. I Mavericks sono andati al riposo tra terzo e quarto quarto avanti in doppia cifra. Questi sono i punti di Nowitzki quarto per quarto, 13 su 13. A proposito delle parole di Carlisle, che ha detto hanno esaurito presto il bonus, abbiamo approfittato con i tiri liberi, a bersaglio col 2 su 2. Oh, la cattiva notizia per i Thunder è che Nowitzki è il miglior realizzatore dei playoff nel quarto quarto, 9 punti di media. Al momento saremmo a 20-20, eh? 20-20, 40. 91 su 99 nei playoff fino a questo momento. Hanno però reattività i Thunder sotto i tabelloni per provare a rimanere aggrappati a questa partita, nonostante quel Nowitzki, nonostante Durant stia un po' mancando nel secondo tempo, nonostante quel Westbrook. I Thunder sono però a meno 9. Barea trova spazi che non esistono, trova il controllo del corpo, i due punti e pure il fallo. Ah già, Barea ancora una volta, facciamolo scegliere sotto pressione. E non ne sbaglia così tante di decisioni. Tanto spazio, entra in area con la palla, tutti stanno con i tiratori, perché mica lui andrà fino in fondo. E invece sì, ci vai come? Ma se Harden è un jazzista, questo Barea cos'è? Uno che fa il tip tap o un rapper? Salsa portoricana, l'altra via alla salsa. Ottimo paragone, e ovviamente con il quintetto piccolo, l'abbiamo già visto nel corso della partita, i Mavericks stanno a zona anche per contenere le penetrazioni. Il Gadget attacca per un attimo dal palleggio, poi affida la palla nelle mani di Maynard, che qui commette il fallo in attacco e il portoricano trova qualcosa di buono anche in difesa. Molesto il portoricano, sotto pelle da sempre, giocatore agonistico. Qua andiamo a rivedere probabilmente quello che ha fatto Maynard. Sì, simulazione peraltro calcistica, mi muovo di vedere, comunque il fischio ci sta. Il fischio ci sta, e come? Barea per Stojakovic da tre punti, non manda a bersaglio un tiro che normalmente Stojakovic non ha problemi a realizzare. Eccolo Barea, ancora centro area, ancora il controllo del corpo e ancora i Lakers a casa davanti allo schermo dicono questa noi ce la ricordiamo. È fin troppo bene, quando entra in pittura difficilmente sbaglia quello che vuole fare, non ha un piano, mettiamola così. Qui gli danno la possibilità di andare al ferro, sì, ci sono dei portoricani anche a Dallas. Signori, va fino in fondo.
Il portoricano che balla la salsa porta i suoi sul più 14, ma Federico, al di là delle scelte da parte di Dallas Mavericks, che tecnicamente non hanno ancora sbagliato nulla in questi playoff, hanno dovuto forse cercare di coordinarsi un attimo nella prima serie con i Blazers e poi prendere questo ritmo. A me sembra, al di là dei 7 sopra i 30 anni, una squadra che in questo momento abbia una salute fisica straordinaria. Vero, c'è anche un bel pubblico a Dallas in tutti i sensi, non so se avete visto quella signora bionda che saltava. Vi ricordo che quando chiesi a Cuban, signor Mark, che cos'è che le è piaciuto tanto di Dallas? Perché è venuto qua dall'Indiana? Money and Pussy. Money vuol dire soldi, Pussy più o meno credo abbiate intuito. Nowitzki ancora contro Ibaka, un paio di finte, qui credo ci sia l'infrazione di passe per Dirk Nowitzki. E non è un caso, Federico, perché è una delle pochissime volte in cui ha deciso di avvicinarsi a canestro, quindi di andare dentro la difesa di Ibaka, ha avuto difficoltà. Beh, ci sta. E Ibaka che guardava i compagni, tranquillo, lo prendo io adesso. Kevin Durant prende il tiro da tre punti e lo sbaglia, un po' perso, un po' dimenticato KD nel corso del secondo tempo. 27 con 7 su 14 dal campo, 10 fino a questo momento la sua produzione nel secondo tempo, dopo i 17 del primo. Ancora col movimento del cameriere, il vassoio ne appoggia 2 al tavolo buono, quello dei due punti. Signori, Dallas era il 54% dal campo su tutti i tipi di tiri, che è una percentuale altissima, e è andato fuori ritmo questo qua, quello che non potevano permettersi. Qua per fortuna sua arriva un fischio, immaginate chi l'ha preso, hanno bisogno che vada in lunetta, che ritorni a segnare. Qui andiamo a rivedere il gadget, lo perde completamente, poi è troppo facile, non c'è nessuno sul lato debole. Altra situazione che vediamo anche dalla camera bassa, poi la rapidità di Barea è pareggiata da pochissimi in questa lega. Ma avete notato gli occhi di Robinson? Ancora pensava a un'altra soluzione, non all'idea che lui vada dentro. E al quinto cosiddetto drive, alla quinta penetrazione in cui arriva il ferro, forse il dubbio sarà venuto agli Oklahoma City Thunder? Bah, potrebbe anche essere 16 in 12 minuti, ho letto bene? Sì, esatto, e tutti basati sul fatto, ma non entrerà mica, è 1,76. Sì, signori, entra. A bersaglio Kevin Durant con il secondo tiro libero. Resta Nate Robinson sul terreno di gioco. Prova evidentemente Brooks a creare un po' di fastidio a JJ Barea. Direi che con questa scelta Brooks si è adattato alla scelta di Dallas Mavericks. Due piccoli in campo, il secondo è Terry che prende questo tiro da tre punti e lo sbaglia, e di conseguenza due piccoli in campo anche per Oklahoma City, addirittura sono diventati tre, con Durant che continua a giocare in posizione numero 4, attacca col pick and roll di Ibaka e va a bersaglio. Un po' di ritmo e questa partita magari si riapre. E però che scelta ha preso Barea nel possesso precedente? Adesso chiudono, arriva una fucilata al tiratore di Terry di altissima qualità, superbo giocatore di pick and roll. Eccone un'altra. Il passaggio schiacciato a terra di Terry, scusando il gioco di parole, ha impedito a Stojakovic di prendere quel tiro. Stojakovic adesso lo deve prendere, è contestato però da Kevin Durant. Comincia a muoversi in maniera diversa la difesa degli Oklahoma City Thunder. Harden, cambio difensivo, Terry finisce su Durant, nell'angolo Robinson, tiro che finisce cortissimo. E credo la partita di Robinson. L'esperimento sta per finire, esatto. forse, perché è lì per la difesa, vediamo come va. No, non è lì neanche per la difesa. Esperimento è terminato, credo che si passerà ad altro nominativo. 19 per JJ Barea, incredibile quello che come al solito ha prodotto la panchina di Dallas Mavericks. 13 minuti, 19 punti, è probabile che Elias, l'uomo dei numeri, si scateni per vedere quanti giocatori all'interno della partita dei playoff sono riusciti a produrre così tanti numeri in così pochi minuti. Prova a rispondere in qualche modo Oklahoma City. Barea per un attimo decide di cambiare velocità, pick and roll con Nowitzki, passa sotto Robinson, e Barea a questo punto direi che sta esagerando. Nate è entrato freddo, non me l'ha tenuto. Va bene che fai l'avvocato, però. Nate mi è entrato un po' freddo, ha fatto fatica. Westbrook mandato lungo la linea di fondo, poi a centro area, scarico per Robinson, altra chance per lui. Piccione viaggiatore forse toccato, da quelle parti c'è Ibaka, trasforma questo tiro in due punti. Neanche Cicerone sarebbe riuscito a difendere Nate Robinson in questo spazio di partita. Per fortuna non c'è Flavio.
Ma tornerà probabilmente anche per questa serie. Ancora Barea che questa volta sbaglia, ma è diventato l'assoluto protagonista di questa partita. Prova a reagire Kevin Durant. Brandon Haywood vuol far notare agli arbitri: guarda, il fallo gliel'ho fatto prima, non sul movimento di tiro. E andiamo a rivedere, classica situazione. Che ha a che fare con Nowitzki, trattato in questo modo, e lui deve semplicemente scegliere a che ritmo andare dopo che ha visto cosa fa la difesa contro Nowitzki. E ribadisco, Federico, complimenti a chi ha preparato atleticamente questa squadra, ma chi ha preparato mentalmente questa squadra, perché avere così tanti giocatori così pronti a giocare queste partite di playoff vuol dire che lo stato emotivo, psicologico è ottimale in questo momento per i Dallas Mavericks. Stanno particolarmente bene, su questo non ci sono dubbi. Chi l'ha preparata? Tecnicamente Carlisle. Chi l'ha messa in piedi? Don Nelson 2N, il figlio di Don Nelson 1N. Chi mette i soldi? Che conta? Mark Cuban. Davvero sembra essere una squadra che ha tantissimo equilibrio, però ribadisco, teniamo anche il piede non solo sull'acceleratore ma anche con il freno a portata di mano, perché solo a gara 1 tante cose potrebbero cambiare eventualmente in gara 2. Westbrook in linea di tendenza con quello che aveva fatto fino adesso nei playoff e questa serie viene ribaltata. Terry attacca con il blocco di Chandler, poi chiude il palleggio, dunque non può esplorare la seconda ipotesi di blocco, che arriva invece per Barea, che prende un altro tiro da tre punti, questa volta è da ben oltre la linea dei tre punti, dunque finisce cortissimo. Durant ci prova ancora con la tripla in transizione, rimbalzo lungo controllato da Westbrook. I Thunder avrebbero ancora una possibilità perché è lunga, 5.40, sono 11 punti, ma il linguaggio del corpo non è ovviamente di quelli migliori. Attacca ancora una volta Westbrook, scarico per Ibaka, spende il fallo qui Marion. Eccellente passaggio di Westbrook, che secondo me c'è di più rispetto a quello che ha fatto vedere in questa partita. Ci sono stati 5 minuti irreali di salsa portoricheña, appoggiato al ferro, appoggiato al tabellone, 5 minuti di pallacanestro tutta sua. La parte centrale del quarto quarto è appartenuta a JJ Barea. Ricordiamo, Federico, mentre ci ricordano i 61 punti in due di Nowitzki e Barea, è vero che Barea ha dato impatto, ma Barea ha prodotto questi numeri per la presenza di Dirk Nowitzki sul terreno di gioco. Chiaramente è stato bravissimo a cercare questi spazi, ma nel momento in cui tutta la difesa ha quelle attenzioni nei confronti del 41, cambia completamente. Un numero su tutti. Abbiamo ricordato di come abbia giocato solo 51 minuti in regular season Nowitzki contro i Thunder. In quei 51 minuti l'attacco dei Mavericks ha prodotto 131 punti su 100 possessi. Spaventoso numero. Mentre avete notato che anche la regia americana ha fatto vedere gli occhi di Robinson in quella circostanza, orientati esattamente verso un'altra soluzione, non Barea dentro con la palla. Questi americani non male con la televisione, abbastanza pronti sugli stimoli tecnici. Dici che se la cavano. Se la cavano questi qua della ESPN. Favoloso, favoloso modo secondo me di far capire la pallacanestro a quelli che stanno a casa. E questo è quello che è successo a José Barea. Northeastern, vi ricordo il commento di Paul Pierce. Scusa, ma di Barea hai mai sentito parlare? Giocava a Northeastern, no, guardi, io gioco nell'NBA, lo so che è un'università di Boston, ma non seguivo, come dire, gli sport minori. E già qua capite che cos'è l'NBA, specialmente quando parlano i califfi. Undrafted, non l'ha scelto nessuno. E poi quello che sapete. Io invece ricordo l'avvocato che quando Barea giocava a Northeastern andava letteralmente pazzo già allora per questo ragazzo, che era magari meno realizzatore ma era molto più rifinitore, nel senso che dava dei passaggi che al college hanno visto fare solo da quel numero 2 che adesso gli gioca a fianco, e forse Steve Nash e pochi altri. Siccome era undrafted, speravo che si potesse in qualche modo farlo venire in Italia, perché si favoleggiava di un passaporto spagnolo, che con un ex colonia può sempre succedere. Poi però l'NBA ha fatto prima e si è tenuto in linea di massima. Attenzione però, perché i Thunder sono a meno 9, hanno recuperato il pallone, il Barba attacca e ancora una volta mette le mani sul sassofono, esce la nota buona, quella che vale il meno 7. Ci mette poco a segnare questo, e questa dote non è granché con 4.37 da giocare, più 7. Ovviamente adesso i Mavericks vogliono gestire il possesso, è probabile rivedere nuovamente il 41 in azione e
per una volta riceve in una zona del campo diversa da tutte quelle che abbiamo visto in precedenza, rischia la palla persa, 7 secondi nell'attacco di Dallas. Vediamo la situazione speciale per Carlisle, che chiama la rimessa 1, 3 giocatori in fila, ci saranno i movimenti. Nowitzki vorrebbe ricevere, in realtà si passa da Jason Kidd, molto fermo l'attacco dei Mavericks. Kidd deve attaccare 1 contro 4, altra buona difesa da parte dei Thunder. Durant in transizione lo ferma con il fallo Dirk Nowitzki, che addirittura va a chiedergli scusa e va ancora in un'etta. Durant, terzo fallo per Nowitzki, buona difesa di Ibaka. Bel momento della partita per Oklahoma, che ti fa pensare come potrebbe girarla questa serie. Assolutamente, perché con uno specialista come Kevin Durant, qui rivediamo come Nowitzki l'ha fermato con il fallo, si ritorna a meno 5, ribadisco, meno 5, 4 e 18, abbiamo nuovamente la partita, ma meno 5, Durant nel frattempo nella sua partita con un po' difficoltà, come l'abbiamo definita, è salito a quota 34 con questo libero, ma con tutti i problemi che hanno avuto in difesa nel capire cosa fare con Nowitzki e in attacco con l'assenza di Westbrook, se la stanno giocando. Non un fallo simpatico questo, perché l'ha preso mentre stava salendo e quindi per forza lo butti fuori dal campo. Eccolo qua il meno 5, sempre 40 per Nowitzki, con 3 errori dal campo e 0 dalla lunetta. Vedete che è già pronto in posizione per ricevere in isolamento. Eccolo che riceve, poi decide di attaccare la posizione di punta per Jason Terry. Devono cambiare i Mavericks, i Thunder, scusate, in questa situazione. È lento Ibaka, bella lettura dei Mavs che trovano qualcosa di nuovo che non avevamo ancora visto nel quarto quarto. Gioco a due, Terry Nowitzki, è la singola situazione più immarcabile dell'NBA contemporanea. Adesso c'è Durant contro Jason Kidd, che sta benissimo con lui, lo costringe a un tiro impossibile, ma niente è impossibile per il 35. Può segnare 10 punti in 3 minuti un giocatore così, anche in 2. E 3 minuti e poco più mancano adesso alla fine della partita, 3:30 per l'esattezza, 46% dal campo per i Thunder. Terry ancora il pick and roll con Nowitzki, cambia in questa situazione e ancora una volta lo abbiamo visto dall'inizio della partita, Westbrook prova a star lì per non concedere il possesso al tedesco e commette il fallo. Giusto, difesa San Antonio con cambio dove Parker sta con Nowitzki. Quante volte abbiamo visto quella serie, quelle due squadre, questa situazione? Ecco, uno che abbiamo visto poco invece è un giocatore come questo. Io penso che solo Carmelo Anthony tra le piccole possa segnare un canestro così. Forse Paul Pierce, ma gli mancano veramente tanti centimetri. Gran palla di Terry per Marion. La palla gira due volte sul ferro, ma Marion è bravissimo a star lì, a prendere il rimbalzo e a trasformarlo in due punti. Super giocata di Marion, a un passo dall'interferenza, ha atteso il momento per saltare la seconda volta. Blocco Perkins per liberare Kevin Durant, cambiano i Mavericks, adesso su tutti i blocchi, Kidd, diabolico, tocca da dietro, poi vola in contropiede, decide di aspettare la squadra, non Terry, che prende un pazzo tiro da tre punti, si lotta a rimbalzo, gli arbitri dicono fallo di Sean Marion, che è entrato nel cilindro di Westbrook. Che meravigliosa partita, che splendida serie che ci attende. Di partite così ne vedremo tante tra queste due squadre. Momenti selvaggi, il tiro di Terry, quello ammazza partita che esce. E buon lavoro di Westbrook in taglia fuori, fischio che ci sta. È chiaro che guardando questa quasi completa prima gara 1, la prima parola che ti viene in mente è intensità. Molti pronosticano una gara 7 all'interno di questa serie. Prima sentiamo il wire. Put these there, we're down 5. That's a basketball game. It's a basketball game. Put these there, down 5, get 2 stops and the score, we're down 3. With 2 minutes to go, okay? Siamo a 2 errori loro da riprendere, diciamo che fa aritmetica Brooks. Ha fatto più che altro aritmetica e Westbrook però gli ha sbagliato il primo libero, che non aveva mai sbagliato. Tanti tiri liberi, addirittura 39 per i Thunder, 30 per i Mavericks, con 2 soli errori. Kidd per Stevenson, che è tornato in campo in questo finale di partita, credo più per compiti difensivi, ma lo vedremo. Nowitzki lancia per aria dopo aver fatto muovere leggermente la difesa di Serge Ibaka. Chiudo il discorso che stavo facendo in precedenza. C'è veramente un'intensità incredibile all'interno di questa partita. Molti si chiedono se questa squadra, con 7 giocatori oltre quota 30 anni, andando avanti nella serie, poi regge fisicamente i giovani Thunder. Sì, sì.
tanti punti assecondabili, siccome questa sera ci staremo, torneremo ad analizzarli. E questo fa 21 su 21, eh? E Benz is a Benz. Maggior numero di tiri liberi realizzati in una singola gara nella storia dei playoff era in compagnia di Paul Pierce. Adesso si stacca, potrebbe averne altri e potrebbe magari sbagliare, ma quel 21 su 21 di Pierce sorpassato dal 22 su 22 di Nowitzki a quota 42, 93 su 101 nel frattempo in questi playoff. Folle che abbia preso già 101 liberi in 11 partite di playoff. Durant attacca, gran difesa di Stevenson che effettivamente è tornato lì per la difesa, poi vola a terra in contropiede e subisce il fallo di Harden. Spettacoloso DeSean Stevenson. Oh. Ale, due partite di pallacanestro le hai giocate, due partite di pallacanestro le hai viste. Se tiri il 90% dalla lunetta, e può succedere, mediamente sei un giocatore di 1,80 che ha una meccanica da tiro morbido sul primo ferro e per una legge della fisica la palla gli si addormenta dentro. Se tiri dall'altezza da dove tira Nowitzki non puoi tirare il 90, non è fisicamente possibile. Totalmente d'accordo e ahimè, sempre recitando la citazione di Stephen A. Smith, che bisognerebbe frustare perché l'aveva definito quel sederone bianco che non si muove. Hai letto anche tu a suo tempo. L'ho letto anch'io. Indubbiamente questa è la cosa bianca migliore vista probabilmente dai tempi di Larry Bird, soprattutto in quel ruolo. E direi 112-102 per i Dallas Mavericks con i tiri liberi di Jason Terry, aggrappata l'ultima speranza ai Thunder. Ancora Westbrook, ancora 1 contro 5, questa volta trova i due punti tardi, però sono entrati ed è il suo tiro. Al momento 3 su 15 dal campo, proprio è la statistica della partita. Bruttissime percentuali per Westbrook. Nowitzki torna a ricevere nel comfort spot, braccia altissime ancora per Serge Ibaka, ma neanche se gli metti in mano la scopa Ibaka riesce a fermarlo questo qua, neanche con la scopa, neanche con il prolungamento. Signori, non si fa bastare la realtà, cioè i tiri che aveva messo sembravano difficili ed erano quando la partita comunque si doveva ancora decidere, questo invece è il tiro che decide la partita. 41 2 gli ennesimi. 44 con 14 tiri. Con 14 tiri, poi ci sono i 22 tiri liberi, ma sono 44, ragazzi. Here's Ibaka on Nowitzki, spins around him and throws it down. Nowitzki with a hand in his face. 6 for 6 from the field. Nowitzki cutting to the basket and a foul. Nowitzki, little fake, pull up, puts it in. He is putting on a shooting clinic. E Federico, altro argomento, e ribadisco, questa serie è lunghissima, i Mavericks devono eventualmente superare i Thunder ed eventualmente andare a giocarsi una finale NBA ed eventualmente vincerla, sai quanti chilometri ancora, ma quante persone ti ricordi che dopo che questo ha rifirmato con Dallas hanno detto ecco bravo, rimani lì così non vinci mai e non vinci più. Beh, la maggior parte, Cuban ha sempre creduto in lui. Oh, attenzione, non è finita neanche questa. No. Kevin Durant a bersaglio con il tiro da tre punti, 114 a 107, ancora mini speranza per i Thunder, ma adesso il cronometro è il nemico numero uno per Oklahoma City, oltre a questo 41 che continua a lavorare per prendere posizione da quei famosi 5 metri, sempre molto attivo Ibaka, alza nuovamente la mano, Dirk Nowitzki, non ci credo, è una delle prestazioni individuali più mostruose che io ricordi in una gara di playoff. Col tedesco ho smesso perché è andato a numeri che non conosco, questo probabilmente, diciamo, il fischio di Kennedy è un fischio che va contro DeSean Stevenson. Contro DeSean Stevenson che voleva il fallo in attacco, ma in realtà così non è. Qui mezzo dubbio da parte della difesa, mandano un raddoppio, intravedete lì il braccio di Westbrook e Nowitzki dice non arrivi, vabbè dai, faccio quello che ho fatto per tutta la partita. Sì. Guardate la scelta di Ibaka che praticamente gli continua a macchiare con la mano nera la sua vista, ma questo non è che lo smonti più di tanto, sta aspettando semplicemente il momento per lasciare andare la palla. E ribadisco, Federico, secondo me, modestissimo parere, la nota più positiva per questi Dallas Mavericks e per Nowitzki,
che anche sui punti numero 45-46, anche perché la partita è ancora lì, sono 9 punti di differenza, non ha battuto ciglio, non ha alzato un pugno, non ha avuto un segno di esultanza. Il big prize, come lo chiamano dall'altra parte degli Stati Uniti, è altro per lui, è solo una tappa. Solo una tappa, è evidente che non lascerà trapelare nessuna emozione fino a quando sarà possibile farlo. Nel frattempo Westbrook ha sbagliato un altro tiro libero, non la sua serata. Assolutamente no, è chiaro che se dovesse arrivare un altro Westbrook potrebbero cambiare le cose per i Thunder, che comunque sono lì sul meno 8. Ricezione di Chandler, poi ancora per Kidd, brutta palla per Nowitzki che per un attimo la ricontrolla ma poi la perde definitivamente. Westbrook attacca in contropiede, non gli va bene neanche questa, subisce il fallo di Kidd e tornerà in lunetta dove recentemente ha sbagliato due liberi. No, proprio non è la partita di Westbrook, è un film dove va tutto dalla parte sbagliata, anche la cassiera che strappa il biglietto all'inizio proprio è da buttare pure lei, cioè non è entrato niente in questa partita Westbrook. Non so, c'è qualche cosa che succede a questo ragazzo in questo tipo di partite, ma mi sembra che la sua personalità sia straripante e non mi stupirei per niente se arrivasse fra tre sere e ti mettesse 40 sugli stessi tiri. Esatto, e direi che l'argomento più interessante è la parte finale della tua frase. Quante volte è stato criticato nei playoff per le scelte, per le brutte percentuali? E sempre quante volte dopo quelle critiche è tornato in campo e ha rigiocato la stessa identica pallacanestro. Esatto. L'unica eccezione forse la gara 7 in cui era straevidente che giocasse per la squadra, e non è un caso che sia arrivata la tripla doppia. In quella partita Durant ha preso il doppio dei tiri rispetto a Russell Westbrook, che in questi playoff ha preso però più tiri di Kevin Durant, per raccontarvi quanto vada su e giù in questi playoff. Nowitzki dalla punta nello scarico per Terry da tre, non c'è nulla da fare, è quasi un'equazione, vai a aiutare su Nowitzki, devi concedere il tiro, i Mavericks quel tiro lo mandano a bersaglio. Decolla l'aeroplano del 31 e mi sa che questa è proprio la partita, il tiro dell'ultima bandieriglia, naturalmente generato da una situazione di isolamento per Dirk Nowitzki. Guardate la posizione che tiene Westbrook. Una volta faceva fatica a mettere per terra la palla in questa situazione, adesso invece gli scarichi gli vengono molto più naturali. Il tempo di aiuto di Westbrook è sufficiente, ma la rapidità con cui il 31 la lascia andare ti rende la vita complicata e arriva al decollo. E anche qui, Federico, quanti giocatori da uno contro uno con quella pericolosità che ha Dirk Nowitzki hanno quella capacità di leggere il gioco e scaricare per i compagni? Harden dopo la finta prende il tiro e sbaglia, ma c'è il tocco a rimbalzo di Kendrick Perkins, adesso ovviamente fallo sistematico su Nowitzki. Esagero, aiutami tu, LeBron James. Oltre a, sono due giocatori completamente diversi, ma capendo quel raddoppio e leggerlo in quella situazione con quella capacità di giocare uno contro uno, quanti? È il motivo per cui, parlandone in uno studio di approfondimento con te, mi permisi di chiedere prima della serie contro Los Angeles rispetto per questo giocatore, perché è molto migliorato negli ultimi anni proprio in questa fase del gioco. Difensivamente si arrangia, non è la parte forte della sua pallacanestro, ma è nettamente migliorata come court awareness, come capacità di leggere quello che succede in campo e di aspettare la difesa. È molto più forte adesso di quando fu votato MVP, soltanto che finché non arriva ai playoff manda fuori Los Angeles e gioca una gara 1, diciamo così, che si è fatta notare, che magari qualcun altro ne parlerà. Intanto vediamo se entra questo tiro, tendo a capire di sì. Palaziale gara di Dirk Nowitzki, che a questo punto sarebbe al caso anche di far sedere, così per citargli, per garantirgli un tributo per una serata forse indimenticabile anche per lui. Oh, io quando all'inizio della telecronaca ho detto se fa così fa 50, mai nella mia vita pensavo 48, realmente a quello che stavo dicendo. Però ragazzi, siamo a 48 e se eventualmente vanno ancora col fallo sistematico quei 50 davvero potrebbero arrivare. Pazzesco, pazzesco. Per provare a spiegare meglio il ragionamento che facevo in precedenza, altri giocatori da uno contro uno devastanti nella Lega, Wade è uno che non la scarica, va a trovare due tiri liberi, forza la penetrazione, trova comunque qualcosa di positivo, ma non ha quella capacità di leggere il raddoppio. Lo stesso Anthony, per esempio, non ha quella capacità di leggere il raddoppio. Ribadisco, in quella categoria mi prendo la responsabilità di quello che dico, uno e l'altro con la maglia numero 6 degli Heat. Vero. Essendo completamente diversi. Verissimo. Due modi diversi di intendere la pallacanestro, ma due modi comparabili di farti veramente male.
Fare una partita ai 50 segnando la metà dei tiri, dei punti sul tiro libero, è già una dischetta piuma sul cappello. Adesso vediamo se gli danno la palla dopo, se l'è andata a prendere direttamente lui. No. I Thunder decidono di non spendere il fallo. Dunque fatta per i Dallas Mavericks, grazie a una prestazione leggendaria del numero 41. Leggendaria. 48 per lui, vorrebbe andare negli spogliatoi, ma in linea di massima avrebbe un'intervista probabilmente da fare anche lì. Non si scompone, è solo 1-0, 40 per Kevin Durant. Ai Thunder è mancato soprattutto Russell Westbrook. E Dirk, mi sa che c'è Frau Doris che ha voglia di parlare con te. Sentiamo. 48, 24 su 24 ai liberi. Well, I was really looking to shoot early and really was able to get my rhythm. Volevo tirare da subito all'inizio della partita. That's always big for a shooter, and after that just kept attacking. I mean, my team was feeding me and had some. Dopo quell'inizio ho semplicemente continuato. I miei compagni hanno continuato a servirmi. Once again, your bench went for over 50 points, including 12 straight by JJ Barea. Describe his effort and that group's effort. I punti dalla panchina, l'impatto di Barea, il pick and roll, abbiamo lavorato benissimo nel quarto quarto. È stato bravissimo Barea a penetrare nell'area. La nostra panchina ha dato il contributo per tutta la stagione. Avete tenuto Westbrook a una percentuale molto bassa. Lui è molto bravo in transizione, in campo aperto, e siamo rientrati molto bene. Esplosivo dal palleggio, abbiamo cercato di contenerlo. Durant gioca sempre una gran pallacanestro, ma siamo riusciti a chiudere. Quanto è difficile battere questi Dallas Mavericks? È molto difficile. Li attacchiamo da tutti gli angoli. That's how we've been winning all season long, playing solid defense, mixing some zone, rebound the ball, and offensively we share the ball, make shots and play off each other. Ci cerchiamo e giochiamo insieme. Sì, tutto giusto. Tu però metti 48 con così pochi tiri. E la domanda di Doris è: se mantenete queste percentuali, non l'ha voluto dire lui, lo diciamo noi, vanno fino in fondo. È tutto per questa partita, Mavericks 1, Thunder 0, non è tutto per i playoff, tra poco ritroverete l'avvocato in studio per gli approfondimenti. Un saluto da parte di Alessandro Mamoli, buon proseguimento con i nostri programmi. Sport è un film sempre in azione. Una scarica di adrenalina, un ritmo serrato che vi lascerà senza respiro. Esagerato! Uno spettacolo in HD girato in tutto il mondo. Mamma mia, che giocatore! Un cast eccezionale. Tutte le stelle di Serie A, calcio internazionale e Champions League. I personaggi più amati del rugby mondiale. I migliori interpreti del tennis. I grandi protagonisti del golf. Le star del basket italiano ed NBA. Colpi di scena, brividi e finali tutti da scrivere. Proprio lui, all'ultimo respiro. Con degli attori così, è sempre buona la prima. Sky, liberi di...